classico della Serie 1 femminile, Derby Veneto. Siamo pronti quindi per la presentazione delle due squadre. Cominciamo con le campionesse d'Italia, la Famila Woman's Kio. Il numero 3 è Marina Mabray. Con il numero 4, ex Malareyer, Martina Bestagno. Con il numero 6, ex Malareyer, capitana Giorgia Sottana. Il numero 8 è Costanza Verona. Il numero 10 è Ryan Howard. Il numero 11 è Emres Ventolaite. Il numero 14 è Martina Crippa. Il numero 31, Jasmine Keys. Con il numero 41, ex Malareyer, Elisa Penna. E il numero 45, ex Malareyer, Astungur. Allenatore Jorge Vigalafos. Il vice allenatore è Petros Prekas. And now! Oh!
Amici sportivi appassionati di grande basket femminile, buonasera, bentrovati dal Pallasport Alierce, da Alberto Minazzi e Andrea Manzo. Si completa la 23esima giornata del campionato di Serie 1 Tech Find di basket femminile, si completa con il classico tra l'Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio, ovvero il derby veneto per eccellenza delle ultime stagioni, con Schio campione d'Italia e l'Umana Reyer vincitrice un paio di stagioni fa del tricolore. Ora in testa alla classifica, in battuta c'è la formazione di Giorgos Diakoulakos, e l'Umana Reyer invece è reduce dalla sconfitta che ha impedito virtualmente il raggiungimento del secondo posto, ma è comunque terza in graduatoria e voglio respingere il tentativo di rimonta di Sassari, che poi vi ricorderemo anche i risultati delle altre partite già disputate ieri, al momento è agganciata in classifica ovviamente con una partita in più, una partita anche con tante ex, anche se nell'Umana Reyer ne manca una, perché Martina Passina è ai box per un problema alla schiena accusato proprio contro Bologna assieme a Laura Meldre. Quattro addirittura le ex invece nella formazione scledense, tra cui la capitana Giorgia Sottana e le fresche giocatrici che hanno vestito la maglia oro granata, ovvero Bestagno, Penna e Dur. Andrea, una partita che completa il turno, già le squadre stanno guardando avanti anche agli impegni europei, ma diciamo che comunque la voglia di portare a casa il derby dà un qualcosa in più a entrambe le squadre. Diciamo che è una partita che davvero non ha bisogno di presentazioni, perché è una sfida di altissimo livello. Come dicevi tu, entrambe impegnate in Europa, la Famila ha chiuso il secondo posto, proprio girone di Eurolega, e adesso l'aspettano i quarti con Valencia, e l'Umana è riuscita ad alcune imprese ribaltando i passivi immediati all'andata, e ora l'aspetta la prossima settimana la sfida in Turchia. Diciamo che nell'Umana c'è questo ricordo di pochi giorni fa della sfida con Bologna, che si è messa malissimo fin dalle prime battute. 2-30 il primo quarto, con il primo canestro arrivato a 17 secondi, se non vado errato, dalla fine del primo quarto. Sì, davvero una partita da dimenticare, e sicuramente c'è proprio voglia di voltare pagina e di affrontare questo impegno davvero difficilissimo. La Famila ha perso una sola volta contro la Virtus in tutta la stagione nel campionato, massimo campionato italiano, per cui è davvero una squadra fortissima. Però come diciamo viatico per affrontare poi l'impegno di Coppa, sicuramente sono queste le sfide di alto livello che ti possono aiutare. Come Coach Mazzona ha sottolineato più volte, il fatto di giocare in Eurolega sicuramente aumenta il livello di gioco, e in questo sia la Virtus che Schio possono approfittarne, anche se comunque anche l'impegno in Eurocup dell'Umana serve in questa ottica. Però parliamo di una squadra davvero giovanissima, che sta crescendo, che ha entusiasmato il pubblico, ricordiamo quasi 2000 persone domenica scorsa, e quindi il supporto non può mancare in questa ottica. E c'è un bel colpo d'occhio anche questa sera, ovviamente non si arriverà alle presenze di domenica, anche perché comunque si tratta di una partita giocata il giovedì sera, e dunque qualche difficoltà in più per venire al Taliercio, ma sarà l'atmosfera del derby, sarà appunto questa squadra che sta conquistando sempre più il pubblico. C'è comunque una bella presenza, appena avremo il dato ufficiale ve lo comunicheremo, degli spettatori qui al Pallasport Taliercio. La palla a due con il primo possesso dell'Umana Reyer, che schiera in quintetto Yasuma, Santucci, Delar, Shepard e Cuyer. Mette palla per terra Cuyer, il pallone da Delar dentro per Jessica Shepard, il passo indietro, l'errore, il rimbalzo di Schio, che invece parte con Mabry, Verona, Howard, Kiss e Ndur. Proprio Mabry che va a attaccare il ferro, appoggia il tabellone anche per Schio, c'è un errore al primo tentativo, il rimbalzo è del Umana Reyer con Cuyer, che scambia con Yasuma, poi Santucci, di nuovo Yasuma in punta,
Cuyer fuori dall'arco, il consegnato per Antonia Delar, ultimi 7 secondi per l'azione in tiro, il tiro della belga, l'errore, il tocco a rimbalzo di Astundur e la rimessa sarà per l'umana Reyer, polveri bagnate in questo avvio di partita diretta dalla terna formata da Enrico Bartoli, Matteo Lucotti e Irene Frosolini. Ancora l'attacco per l'umana Reyer con Shepard fuori dall'arco, si va da Santucci che penetra, gioca due ancora con Jessica Shepard, buona chiusura difensiva di Schio, ancora un attacco per Cuyer, primo canestro per l'umana Reyer e di Awok Cuyer, pazienza in questo attacco dell'umana Reyer. Sì, perché ha difeso veramente bene Schio, ma ha avuto appunto, come dicevi tu, pazienza Venezia a trovare una discreta soluzione nel finale. Vedremo se saprà rispondere Astundur ed eccolo qua il canestro, scusate non era Astundur bensì Rin Howard che appoggia il pallone al tabellone per il pareggio a quota 2 e adesso è in attacco l'umana Reyer, ovviamente tante straniere a disposizione della formazione ospite e c'è una rotazione, poi appunto ne parleremo magari in occasione del primo time out. Attenzione, va a terra Cuyer dopo lo scontro non falloso secondo la terna arbitrale con Yasmin Kiz, dall'altro lato il possesso di Verona per lo scarico sul lato debole di Mabrey, arriva la tripla sbagliata da Schio, il rimbalzo è per l'umana Reyer con Shoriyazuma, bello il passaggio sotto per Shepard, ancora raddoppiata, costretta a riaprire, Cuyer vede il varco, poi decide di attaccare ma le viene scippato il pallone, Howard dopo la tripla sbagliata in precedenza si prende il tiro da due, lo mette a segno, primo vantaggio per Schio. Sì, si gioca a ritmi notevoli, c'è grande guardia per i palloni a Shepard in post basso, ovviamente qui Azuma prova a aprire diciamo l'area scatola. Ma sbaglia la tripla, la transizione ancora di Howard che va praticamente al costo costo ma sbaglia proprio l'ultimo, l'appoggio al tabellone, il rimbalzo dell'umano Reyer già dall'altro lato del campo con Antonio Dell'Ar, il movimento della belga che va su poi scarica Santucci, l'assist verso Shepard che non riesce a ricevere, pallone troppo alto, finisce nella panchina dell'umana Reyer e sarà la rimessa a favore della famiglia Buber Schio in vantaggio per 4-2 dopo circa 3 minuti di gioco qui al Palasport Tagliercio. Yasmin Kiz è pronta ad effettuare la rimessa, Yasuma riesce almeno inizialmente a fermare Verona che poi litiga con il pallone, ci si tuffa sul parquet, Howard tanta grinta qui in campo, alla fine rimane il pallone a Schio, arriva l'errore di Mabrey, il rimbalzo di Shepard, ottima la difesa dell'umano Reyer che prova la transizione, il pallone in mani di Santucci, c'è il fallo nel tentativo di recupero di Mabrey, tutto questo nasce dal contropiede dell'umana Reyer, nasce soprattutto dalla difesa. Sì, abbiamo visto appunto Mazzoni quadrato che invitava Yasuma a non mollare, a mantenere alta la pressione e aveva ragione perché poi è arrivata la palla recuperata da Venezia. Cuyer dalla lunetta segna il terzo punto, per ora soltanto lei a segno per le giocatrici orogranata, questa sera in maglia bianca, maglia blu con bordi arancioni invece per la famiglia Buber Schio che è in vantaggio di un punto ma viene ora raggiunta con il 2-2 di Awok Cuyer per il 4 pari. Umana Reyer dunque che risponde alle campionesse d'Italia, ora in attacco con Verona, il tentativo di scambio con Astundur, adesso è Howard fuori dall'arco, si va in angolo da Verona, il blocco ancora di Astundur, il raddoppio su Verona, Mabrey passo laterale, passo all'indietro, tripla a segno, grande giocata qui da parte della famiglia Bubersio, ma del resto la conosciamo Mabrey. Mabrey terza in campionato per percentuali del tiro da tre, tira quasi col 50%, per cui non bisogna darle spazio fuori dall'arco. Più tre, famiglia Buber Schio, umana Reyer in attacco con ancora il gioco a due tra Delar e Cuyer, buona la rotazione, adesso vediamo se Shepard riuscirà a eludere l'intervento, no, perché è stata bravissima Yasmin King sa fermarla, ma ancora più brava è Mariella Santucci che recupera il pallone, rischia quasi di sbagliare il sottomano, ma alla fine arriva il 6-7 sul tabellone del Tagliercio. Ha rischiato di sbagliare la cosa più facile, ovvero l'appoggio al canestro, ma è stata brava a fermare Chiesi in transizione. Dunque è un punto da recuperare, ora in difesa l'umana Reyer con Astundur che gestisce l'attacco di Schio, Mabrey ancora gioca due con Chiesi,
Buona la chiusura degli spazi dell'Umana Rayer, il recupero difensivo di Shepard che fa perdere il tempo del tiro a Costanza Verona, il contropiede Yasuma riesce a pescare con il lanternino Jessica Shepard, ritorna in vantaggio l'Umana Rayer sull'8-7, siamo quasi a metà del primo quarto decisamente piacevole, Andrea. Sì, brava poi Venezia a correre, qui abbiamo visto Yasuma un passaggio lob davvero molto importante, molto ma apre bello. A spazio, ma sbaglia la tripla, è una notizia. Sì, ha detto 50%, ne ha messo una e qui e qui dormita. Ancora il contropiede con il sottomano di Antonia Delar per il più 3 dell'Umana Rayer che costringe la panchina di Giorgos di Kaiulakos a chiedere il time out. Dunque l'Umana Rayer dal 4-7 dalla tripla di Mabry ha infilato un parziale di 6-0 e si è portata al massimo margine. Diciamo che è la risposta che ci si attendeva dopo la partita che abbiamo detto praticamente non si è giocata quella con esatto, la Virtus qui Bologna. C'è partita ed è sicuro e poi abbiamo visto due azioni fotocopia, ovvero dalla difesa se c'è la possibilità lancio lungo e cercare di giocare in velocità in campo aperto, quando lo fa Venezia è davvero micidiale. L'accelerazione dell'Umana Rayer dunque hanno determinato il 10-7, dicevo che sono già giocate tutte le altre partite della giornata e dunque vi facciamo un breve riassunto. A San Giovanni Valdarno la vittoria di Campobasso 88-76, poi Bologna-Ragusa 84-65, Sassari-San Martino di Lupari 71-61, Lucca-Moncalieri 78-60, Brescia-Crema 64-84, Faenza-Sesto San Giovanni 73-82. In classifica, poi ve la leggerò ovviamente, l'unica squadra che ha una partita in meno è l'Umana Rayer, mentre Brescia ne ha una in più perché ricordiamo che si è già giocato il turno della prossima giornata che avrebbe dovuto vedere protagonista proprio la famiglia Buber-Schio contro Brescia, anticipo vinto ovviamente dalla capolista per 96-54. Ma è finito il time out e si torna sul parquet, dunque torniamo a raccontarvi questo derby di Serie 1 Tech Find qui al Palasport Tagliercio di Mestre. L'attacco ancora di Howard che va via, Santucci passo laterale, errore, ma va a recuperare il rimbalzo Howard, poi la tripla di Yasmin Kiss, sbaglia e c'è l'anticipo da parte di Cuyer al rimbalzo, prova a correre ancora Yasuma, cambio di lato con Mariella Santucci messa in difficoltà, riesce comunque a mantenere il possesso, trova anche Awok Cuyer e vediamo se viene convalidato, no, annullato il canestro di Awok Cuyer, ma ancora un ottimo contropiede per l'Umana Rayer, il fallo di Howard. Sì, diciamo abbiamo visto appunto Venezia spingere quasi, diciamo troppo, perché appunto il passaggio di Yasuma ha messo in difficoltà Santucci, ma questo è il mantra di questa squadra, almeno in questo piano partita di oggi, appena c'è la possibilità Venezia corre e in qualche modo sta trovando mettendo in difficoltà la difesa di Schio. Le due capitane entrano sul parquet, da una parte Sottana al posto di Verona, dall'altra Panna al posto di Santucci per l'Umana Rayer che ha il possesso ed è avanti di tre, gestisce l'attacco ora Shepard servendo Antonia Delar, ha un varco, poi l'assist e c'è il fallo da parte di Howard, secondo fallo. Qui una grande combinazione, una gran giocata di Antonia Delar che ha visto un no look, scusate il gioco di parole, e ha trovato un assist che ha permesso all'Umana Rayer di andare adesso in lunetta procurando il secondo fallo di Howard che ora va in panchina sostituita da un'altra ex, ovvero Elisa Penna. Sì, come detto è difficile servire Shepard in post basso in posizione e infatti la sta servendo in movimento Venezia e funziona perché poi se comunque la palla gli arriva di sotto Shepard lo ricordiamo miglior marcatrice di tutto il campionato, no? Non si fa pregare per arrivare a canestro e l'Umana Rayer allunga sul 12-7 con il 2-2 messo a segno dalla ex giocatrice del Banco di Sardegna Sassari, dunque più 5 massimo vantaggio per l'Umana Rayer, vedremo se tornerà a segnare la famila, tentativo di assist di Sottana, la palla non viene ricevuta da Mabry ed è invece Shepard che la porta avanti addirittura per il tentativo di
di coast to coast, poi si ferma sulla buona difesa di Yasmin Kiss, la riapertura per Choriyazuma, ancora la giapponese che vede un varco, va su, la stoppata da parte di Sottana, è chiaro che non è una delle giocate che siamo abituati a far vedere, a vedere da parte dell'ex giocatrice dell'Umana Reir, ma Choriyazuma le rende parecchi centimetri, dunque ci sta che la playmaker di Schio è capitana della formazione arancio blu sia riuscita a intercettare il tentativo di sottomano, ma resta in attacco l'Umana Reir, ancora Antonia Delar, nonostante la difesa da parte di Penna, è tutta un'altra Umana Reir rispetto a quella di domenica. Sì, dai, giornate storte possono capitare, si diceva probabilmente era troppo carica e non riuscendo a trovare subito canestri, mentre qui c'è un fallo. È il primo fallo, tra parentesi, dell'Umana Reir. Vai pure Andrea. Sì, no, e non trovando magari i primi canestri si è innervosita la squadra, che poi comunque era reduce anche da parecchie fatiche e alla fine... Anche sforzo mentale, diciamo. Sì, esatto, sforzo mentale del recupero in Coppa, e quindi alla fine è nata una partita storta. Parziale aperto di 10-0, proverà a chiuderlo adesso la Famila Wuber Schio con Astundur, gran difesa da parte di Kuyer che costringe l'avversaria a non prendere assolutamente nulla, poi purtroppo per l'Umana Reir si palleggia sui piedi a Wok Kuyer, dunque torna il possesso anche se con un secondo e 5 soltanto. Infatti è quello che sta segnalando adesso Andrea Mazzon alle proprie giocatrici, non avendo preso il tiro il ferro, ovviamente non c'è stato il possesso da parte di Kuyer e avrà solo un secondo e mezzo la Famila Wuber Schio per prendersi il tiro. Mabry va vicinissima a una tripla che avrebbe avuto l'impossibile, poi arriva il rimbalzo di Astundur e dunque un altro extra possesso per le ospiti, sbaglia anche Sottana da tre, altro rimbalzo di Astundur e altra possibilità di costruire in attacco per la formazione vicentina. A Sottana lo scarico direttamente in parterre, troppo basso il passaggio per Elisa Penna, pronta ad entrare Villa e Nicolodi e anche Madera, triplo cambio al vista per l'Umana Reir. Wow, no, bene comunque Venezia, qui un po' di sfortuna nei rimbalzi, soprattutto nel primo tiro che ha avuto un rimbalzo un po' strano e ha favorito la Famila Schio, però la costanza difensiva di Venezia viene premiata a questa palla persa di Schio. Nicolodi non è entrata alla fine, sono uscite Kuyer e Iasuma, sono entrate Villa e Madera per l'Umana Reir. Antonia Delar è assolutamente on fire, la belga è ancora allungato a 13-0 e doppia cifra di vantaggio il margine per l'Umana Reir. Sì, dicevamo prima di Bambri che prima terza nelle tiratrici dalla lunga, ma al quarto posto c'è proprio la belga, proprio Delar, che anche lei è vicina al 50%. Qui litiga ancora con persa. Il pallone Mabry che poi va a attaccare su Madera, ancora un errore allo scadere dei 24, il rimbalzo di Madera adesso va sul cubo del cambio Lorela Kubai per l'Umana Reir, probabilmente uscirà Jessica Shepard che prova ad attaccare Ndur, ora ancora Delar per Shepard che va all'accelerazione dal palleggio, 15-0 per l'Umana Reir, aveva subito 30-0 da Bologna, 15-0 oggettivamente non ce l'aspettavamo, Andrea. No, però sta difendendo alla grandissima e poi sta facendo anche ottime cose in attacco. C'è un cambio alle viste anche per Schio, qui c'è un'infrazione di passi non sanzionata, sbaglia da tre punti Penna, ancora Chiesa, rimbalzo offensivo, Schio continua, eccolo qua, il canestro di Elisa Penna, Schio continua a prendere rimbalzi offensivi, alla fine torna a sbloccarsi, appena ci sarà una sosta andrò a calcolare per quanto tempo non ha segnato la formazione ospite, comunque ha sempre la doppia cifra di ritardo, Antonia Delar subisce il fallo di Elisa Penna e arriva anche al bonus, la Famila Wuber Schio con un solo fallo speso invece dall'Umana Reir. Sì, è davvero asfissiante la difesa di Venezia, mentre appunto come vi ho annunciato entra Kubai ed essere Shepard a riposare un po', prima sicuramente c'era anche un'infrazione di passi perché era sfuggita la palla senza che nessuno l'avesse toccata, ma comunque bene l'intensità che stava mettendo Venezia. E sono passati 5 minuti senza che segnasse Schio, invece questa stasera la mette sempre, ovvero Antonia Delar inventa una tripla e è arrivata alla doppia cifra Antonia Delar. Sì, l'abbiamo detto, ha una meccanica di tiro un po' particolare, però una precisione davvero, davvero notevole.
e ha una meccanica di tiro particolare. Poi ovviamente vi racconteremo anche il perché. E intanto c'è il fallo speso da Villa. Matilde Villa, che è entrata anche lei sul perché. Il primo fallo di Villa, e ci sono cambi alle viste per Schio. Intanto il secondo fallo di squadra per l'Umana Reyer. Entra Crippa al posto di Mabrey e c'è pronta Yasuma per l'Umana Reyer. Riprende subito al posto di Villa. Dicevamo la dinamica di tiro di Antonia Dielar, che da ragazzina ha avuto un problema alla spalla e dunque con la placca praticamente che ha sulla spalla è riuscita a costruire una meccanica piuttosto strana, ma abbiamo visto quanto efficace sia per la nazionale belga. E Villa ritorna sul cubo del cambio, ha voluto un attimino strigliare la coach Mazzone. Qui è stata persa Crippa, che sbaglia da tre punti, ancora rimbalzo offensivo di Schio, che stavolta però il tocco da parte di Kiss esce dal campo, esce Antonia Dellar, credo che meriti tutti gli applausi. Lei è una giocatrice che magari, a parte il tiro da tre, fa vedere poco, fa delle cose che non sono appariscenti ma che poi nell'ambito di una partita sono fondamentali. 22-9, massimo vantaggio sul più 13 per l'Umana Reyer quando siamo agli ultimi secondi del primo quarto. Matilde Villa chiude il palleggio, poi Antonia Kubai, Lorella Kubai scambia con Pan, Kubai si fa largo, sbaglia, buona ancora la difesa di Yasmin Kiss. Dopo parleremo appunto delle straniere di Schio, perché è entrata sul perché anche Svento Raite, l'ultima arrivata tra le tante di cui può disporre la formazione arancio-blu. Sottana la conosciamo, la tripla ce l'ha in questo frangente e la tira fuori al momento opportuno, perché mancano ultimi 5 secondi. Yasuma stranamente non aveva guardato il cronometro, step back e tiro della giapponese, la palla non va e dunque dopo il primo quarto è 22 Umana Reyer, 12 Pamela Buber Schio. Allora, prima di commentare, appunto avevo detto Egle Sventoraite sul parquet, Umana Reyer di straniere ne ha 4 e le sta giocando, facendo giocare tutte. Schio invece ne ha addirittura 7 adesso, restano fuori Mesdag, Sivka e Zawi, e c'è questa Egle Sventoraite centro, così diciamo, tanto per rinforzare ulteriormente la squadra. Sì, beh, diciamo che ovviamente l'obiettivo fondamentale è quello dell'Eurolega. La giocatrice lituana giocava ad Atay in Turchia, uno dei luoghi che è stato falcidiato purtroppo dal terremoto, e quindi la società turca ha lasciato via libera alla giocatrice per trovare un altro
un'altra squadra in cui accasarsi, e la famiglia Schio ha sicuramente preso al volo l'opportunità. Parliamo se Shepard è quinta nella percentuale di tiro a due punti col 61-58%, lei è addirittura terza col 63-64%, per cui giocatrice è molto molto efficace, un acquisto che sicuramente può dare grande manforte in campionato, ma soprattutto in Europa. Invece parliamo un po' adesso della partita, anche se l'abbiamo ovviamente già commentata abbondantemente in corso di telecronaca diretta, il derbissimo della Serie 1 Tech Find di basket femminile. Sono arrivate le statistiche, io guardo come al solito, l'Andrea lo sai, la valutazione: 32 Humana Reyer, 10 Famila Huber Schio. Oggettivamente tenere a soli 12 punti la formazione campione d'Italia, indipendentemente da come andrà a finire, diciamo che coach Andrea Mazzon non può assolutamente lamentarsi di quello che si è visto. Che sta tirando col 26,3 dal campo, per cui questo è grande lavoro della difesa. Poi, come abbiamo detto, Venezia è riuscita anche a correre parecchio e quindi ne è scaturita questo grande momento dell'Umana. E l'Umana Reyer ritorna in campo praticamente con 4 quinti di giocatrici uscite dalla panchina, a testimonianza che se Schio, lo abbiamo detto anche con tante straniere, è lunghissima come roster, non è da meno l'Umana Reyer, che oggi, lo ricordiamo, deve fare a meno di Meldere e di Fassina. Ottima la difesa, ottima anche la circolazione di palla per Schio, che sbaglia, tocca Martina Bestagno, l'ex capitana dell'Umana Reyer, ma per gli arbitri l'ultimo tocco è di una giocatrice in maglia bianca, dunque assegnata la rimessa alla Famila Huber Schio, che avrà altri 14 secondi a disposizione, perché il tiro di Howard, pur sbagliato, ha scheggiato il ferro. Riceve Crippa, poi Bestagno fuori dall'arco, palla dentro per Sventoraite, ancora sul perimetro, buona circolazione di Schio, Bestagno riapre, ancora Howard a tre punti, ancora un errore e rimbalzo è di Shori Yasuma questa volta per la transizione dell'Umana Reyer, servita a Francesca Pan, che non si prende il tiro, preferisce andare da Lorela Kubai, è corto il tentativo di gancio della numero 13, richiamata subito Jessica Shepard da coach Andrea Mazzon, capisce che non si può concedere nulla a Schio. Kubai adesso prova a reggere in difesa su Sventoraite, diciamo che si rifà, poi a rimbalzo anche Sara Madera, fa la voce grossa, recupera il pallone, lo apre a Shori Yasuma, che vede un varco, va dentro, poi perde la maniglia, palla che esce, ed eccolo il cambio, il ritorno in campo di Jessica Shepard, fuori Lorella Kubai. Sì, bisogna dire che Shepard è veramente fondamentale per questa squadra, è una finalizzatrice pazzesca e sa anche tenere bene la difesa, è un'arma importantissima per l'Umana, e quindi pur facendola rifiatare, lei in campo da un altro ritmo. Sventoraite il consegnato per Bestagno, poi Howard riceve Sottana, bella la partenza della capitana di Schio, poi però ben contenuta dai cambi difensivi dell'Umana Reyer, cambi difensivi che portano Yasuma su Sventoraite. L'intelligenza cestistica sta anche nel sapere di dover spendere un fallo, e Yasuma lo spende, pronta ad entrare Santucci. Stiamo parlando di una giocatrice che è quasi 2 metri contro una che è intorno al 1,60 m, per cui a sì, quel non punto so, adesso vado a controllare, ufficialmente viene data 1,61 m, sì. Però insomma a quel punto veramente non c'era molto a fare. Attenzione ancora a Schio, però la difesa dell'Umana Reyer riesce a portare agli ultimi secondi l'attacco della Famila Huber, l'attacco che viene gestito ancora da Sottana, poi ci va Bestagno, ancora allo scadere dei 24, l'Umana Reyer per ora riesce sempre a portare agli ultimi secondi l'attacco di Schio, poi indipendentemente dal fatto che segno o meno la formazione ospite, è già questo un ottimo risultato, vedremo se riuscirà a capitalizzare, anche se qui Schio ha alzato il livello della difesa. Santucci va dentro, la partenza a rally di Mariella Santucci, canestro tutt'altro che facile, Andrea. No, è stata brava, perché era davvero difficile trovare spazio, poi il pallone si è inerpicato sopra il ferro. Howard, esce addirittura Shepard a marcarla con Pan che sta sotto assieme a Sventoraite, e adesso il fallo viene fischiato credo a Sara Madera, vediamo l'indicazione arbitrale, sì, il fallo è di Sara Madera, 7:51 da giocare, è il primo fallo anche per Sara Madera ed è il secondo di squadra per l'Umana Reyer nel secondo
quarto. Ancora l'attacco di Crippa per Schio Bestagno, marcata da Santucci, che va a aggredire l'ex giocatrice dell'Umana Reyer, poi Sottana, Bestagno, bella la finta, ma c'è l'infrazione di passi, sì, perché non era in ricezione dinamica e dunque viene fermata la numero 4 delle campionesse d'Italia, ancora ferme a quota 12, ovvero quello, il punteggio con cui avevano chiuso il primo quarto, 12 punti in 12 minuti e mezzo quasi, insomma, Andrea. È tanta roba, sta veramente difendendo molto bene l'Umana. Anche se adesso Schio sta provando a trovare spazio, sì, e anche a trovare spazio sotto. E intanto Jessica Shepard, nonostante sventolate, sia una giocatrice decisamente alta, lei però ha una fisicità anche tonica che le permette di attaccare le avversarie. Vediamo se Howard si sblocca. No, continua a essere stregato il canestro della Famila Wuber Schio e l'Umana Reyer è a più 14, che è il nuovo massimo margine per le Oro Granata. Shepard addirittura pallavolistica per Francesca Pan. Fosse arrivato il canestro di tabellone, credo che sarebbe venuto giù il tagliercio, Andrea. Sì, questo era proprio un gran passaggio, peccato. Pronta a entrare a Walk Cuier per l'Umana Reyer, che continua a difendere forte. Bestagno, viene fuori un assist per Sventoraite, non credo che fosse la sua prima intenzione. Comunque 26-14, torna meno 12 la squadra ospite, che qui perde Matilde Villa. Clamoroso errore in sottomano e attenzione al contropiede con Crippa, che potenziale end one, secondo fallo di Pan. Aveva fatto tutto troppo bene l'Umana Reyer, possiamo dire. Sì, sì. Qui proprio diciamo la beffa, perché aveva fatto un ottimo servizio sotto Villa, l'errore ha innescato il contropiede di Schio e questo fallo, che però non ha impedito a Crippa di trovare i due punti. E Mazzon naturalmente non tralascia alcuna indicazione, quando c'è qualcosa da dire lui ogni azione cerca di trasmettere alle sue ragazze indicazioni importanti. Intanto Crippa completa il gioco da tre punti e riporta sotto la doppia cifra il ritardo di Schio, che ha rimesso in campo Costanza Verona, mentre per l'Umana Reyer c'è di nuovo Cuier al posto di Madera a riformare la coppia sotto le planche. Pronta ad entrare anche Antonia Delar per la squadra di coach Andrea Mazzon, comunque in vantaggio di 9 punti e palla in mano. Villa prova a penetrare, scarica per Santucci, ultimi 4 secondi, deve prendersi il tiro, l'Umana Reyer lo fa con Santucci! Anche questo, dobbiamo dire, non era la prima scelta di tiro. Diciamo tiro ignorante come quelli di Basile, ma ne ricordiamo uno in Coppa da quasi 8 metri che ha segnato la partita. Di Coppa, quella che ha permesso il passaggio in semifinale. E intanto Villa pesta la linea laterale, pronta a rientrare Delar, si dispera. Coach Andrea Mazzon, Delar prende il posto di Pan. Adesso è rientrata anche la coppia Mabrey e Undur per Schio, a testimonianza che ci vogliono le migliori in questo momento per la Famila. Sì, è un momento in cui bisogna cercare per la squadra ospite di rientrare in partita, perché altrimenti poi diventa un po' dura da gestire. Verona, l'assist per Mabrey e c'è il fallo della difesa, attenzione, è quello di Santucci, attenzione dico, perché l'Umana Reyer, che nel primo quarto ha speso un fallo praticamente fino alla fine, è già al bonus, zero falli invece della Famila. Sì, e siamo neanche a metà tempo effettivamente, però sta cercando molto più spazio sotto Schio e in questo è riuscita, se non in tanti punti, a trovare tanti falli da parte dell'Umana. Peraltro l'unica con due falli è Pan ora in panchina. Verona, bello l'assist per la tripla aperta e arriva il canestro da tre punti, ottimo momento per la Famila che trova i tre punti di Mabrey per il 28-20, meno 8, sta limando punto su punto la formazione di Schio. Villa mette palla per terra, poi riapre per Delar, ancora Matilde Villa non ha paura di prendersi la tripla, la sbaglia il rimbalzo di Astun Dur, mi sembra che chiami time out, sì, coach Mazzon chiama time out, ma arriva intanto la stoppata di Awokuyer e subito cancellato il time out dall'ora inquadrato Andrea Mazzon. Evidentemente la difesa gli è piaciuta e soprattutto la gran giocata di Awokuyer. Sì, miglior stoppatrice del campionato e lo capiamo perché
Mabry a gestire comunque l'ulteriore possibilità di attacco per Schio. Verona esce addirittura a Cuier a marcare il playmaker di Schio, che si prende una tripla alzando tantissimo la parabola all'errore, la lotta a rimbalzo, e Verona è la più lesta a impossessarsi del pallone. Siamo entrati nella seconda metà, sotto c'è Santucci che costringe all'infrazione di passi a Stundur. Diciamo, qualche dubbio ci resta, Andrea, sì, perché un po' di braccio c'era probabilmente sotto la mano di Mariella Santucci. Sì, siamo un po' lontani, però se avessero chiamato fallo non avrei gridato lo scandalo, per cui è andata molto bene così per Venezia. Che rimane a più 8, 28 a 20, ha abbassato un po' le percentuali realizzative la formazione di coach Andrea Mazzone, che però sta continuando a difendere molto forte. Cuier per Villa, poi Shepard, il pallo è di Martina Bestagno che sgrana gli occhi, la conosciamo bene quell'espressione di Martina Bestagno, che neanche credo quando tira una mazzata sul braccio dell'avversaria è contenta di vederselo fischiare. Vabbè, ma sai, i giocatori quasi sempre non sono convinti. Ma è un bel segnale, intanto Shepard, la gran stoppata ancora, questa volta è stata da parte di Howard. Si sta vedendo un gran basket qui al Taliercio in questa Serie 1 Tech Find, il derbissimo tra Manoleier e Famila Vuberschio, e altra grandissima giocata sia da parte di Santucci sia da parte di Cuier, che appoggia il tabellone, il 30-20, pronta ad entrare c'è Shori Yasuma, ma si continua a giocare con Verona per Ndur. Poi palla messa a terra da Mabry che rompe il raddoppio, alza la parabola, e è meritato questo canestro, anche se fortunato, ma meritato assolutamente. Ed ecco il time out per l'Umana Reyer. Che dire di quel canestro di grande fattura, perché è riuscita a eludere la doppia marcatura passando in mezzo. Poi, anche se non è stato perfetto, un gran appoggio al canestro. Però non è una giocatrice che certo scopriamo ora. Ovviamente era evidente che Schio in qualche modo cercasse un po' di limare, di rientrare, però comunque sono 8 ancora i punti di vantaggio dell'Umana, che comunque sta continuando a mantenere una buona intensità. Ovviamente Mazzone ne vuole parlare, perché partite come questa si vincono anche con i dettagli, cioè non puoi permetterti cali di tensione. 1138 gli spettatori, Andrea, comunque un dato, ripeto, non sono i 1009 di domenica contro Bologna, ma ripetiamo, si gioca di giovedì sera, e oggettivamente l'Umana Reyer, anche guardando al calendario, dovrebbe avere la strada abbastanza spianata verso il terzo posto, nonostante la sconfitta, lo abbiamo detto in fase di apertura, contro la Virtus Segafredo abbia in pratica precluso le possibilità di secondo posto, e nonostante in questo momento, in attesa del risultato finale di questo match, Sassari l'abbia agganciata in classifica. Ma Sassari, ricordiamo, deve giocare sia con Schio che con Bologna negli ultimi turni, quindi non ha un calendario facile. Però questi, proprio perché si gioca contro una squadra che fa l'Eurolega, mentre è rientrata in campo dopo il time out, come detto in precedenza, Shori Yasuma per l'Umana Reyer, giocare contro una squadra di Eurolega è importante anche a livello mentale, perché non va dimenticata l'età media bassissima da parte dell'Umana Reyer, che ora attacca con Mariella Santucci. Jessica Shepard riceve il tiraccio da parte di Shepard, è strano vedere sbagliare un tiro così dalla parte della numero 32 Oro Granata. Arriva il rimbalzo per Schio, Santucci regge su Mabry che prova a farsi largo, non solo con l'avambraccio secondo me, poi alla fine viene fischiato il fallo alla difesa dell'Umana Reyer, che concede due tiri liberi a Mabry. Diciamo che la gestione inizialmente era con l'avambraccio, poi ha allargato un po' il braccio, ma forse c'è un po' di secondo fallo di Santucci. Intanto, dicevo, c'è un po' di tolleranza da parte degli arbitri, sì, e che in qualche modo chiede spiegazioni agli arbitri, perché onestamente neanch'io ho visto, se avrei appunto visto più un fallo di Cuier onestamente più che di Santucci, ma è stato assegnato a Cuier, scusate, a Santucci, che è la seconda ad arrivare a due falli per l'Umana Reyer, mentre Mabry arriva alla doppia cifra per Schio e porta il punteggio a due soli possessi pieni di vantaggio per l'Umana Reyer, a 3:23 dall'intervallo lungo di un derby decisamente intenso qui al Taliercio. Shori Yasuma marcata da Verona, che non le concede un millimetro. Adesso Yasuma prova ad accelerare, Cuier piedi per terra, la triple Claudia Walk, Cuier non segna adesso
Delar Macquier, che è una lunga ma ce l'ha quel tiro ed è a 9 punti, mentre continua Mabry. Che serata Mabry per la numero 3 di Schio, il sottomano a rispondere subito dopo il 2 su 2 dalla lunetta per il 33 a 26. Ovviamente era da 3 punti il tiro di Cuier e dunque ci sono 3 possessi di vantaggio per l'Umana Reyer. Sbaglia Yasuma, salta Santucci a provare a contestare Endur e poi rischia anche di spendere il fallo. Attenzione ad Howard, persa dalla difesa, sbaglia ancora Howard, non è serata. Se è serata per Mabry, non lo è per Howard e dunque Schio rimane lì sotto di 7 con il pallone gestito dall'Umana Reyer. Shori Yasuma in punta, marcata da Costanza Verona, ed è palla per terra la giapponese. La riapertura ancora per Cuier, affrontata da Andur, bello il duello e porta a casa il fallo a Wok. Cuier asfaltata letteralmente dall'avversaria, si rialza come se non fosse successo nulla. È una giocatrice che appunto colpisce dalla lunga, può, è veloce, ha queste leve incredibili e quindi è davvero... E non dimentichiamo che è una 2001, sì. Andrea, sì, a proposito perché... dell'età giovane dell'Umana Reyer. Sì, ma infatti è una giocatrice che ha un potenziale mostruoso da esprimere. Non a caso questa estate ha giocato in WNBA. Se ti chiamano in WNBA, insomma, qualcosa lo vedono in te. E qui intanto arriva, diventa la top scorer dell'Umana Reyer con il 2 su 2 della lunetta che riporta le Oro Granata sopra di 9, mentre stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti del primo tempo. L'attacco di Kiss, tornata anche lei sul parquet, poi c'è Verona, l'uscita di Mabry, viene cercata ovviamente dalle compagne e ancora una volta riesce a rompere il raddoppio. Poi c'è un fischio perché credo che ci sia il classico caricamento. No, 3 secondi. È raro se vederli fischiare. No, perché avrei detto che forse avesse spezzato la linea, però ha chiamato l'arbitro che era sotto canestro, per cui... Comunque palla persa per Schio, il risultato finale non cambia, anche se non abbiamo capito la motivazione, perché siamo comunque dall'altro lato del campo e ha la possibilità di tornare alla doppia cifra l'Umana Reyer dopo che si era avvicinata a meno 6 la famiglia Buber. Schio, ancora Mariella Santucci, non riesce la magata finale, poi Mabry che riesce a tenere a distanza Delar, serve sotto per Kiss, ancora una volta accoppiata con Shori Yasuma che questa volta decide di non spendere il fallo. 35 a 28, altro time out per l'Umana Reyer con Mazzone che è imbufalito nei confronti di Jessica Shepard. Non abbiamo capito il perché, lo vediamo adesso inquadrato dalle telecamere. Sembra che nemmeno Shepard abbia capito il perché. Qualcosa deve aver fatto, una giocata che non era almeno non era prevista, però insomma si è presa una bella strigliata. Sì, 35-28 no. Andrea, partita che c'è assolutamente. L'Umana Reyer solamente all'inizio è andata sotto, ricordiamo il 7-4 di Schio dopo 3 minuti e mezzo, poi però proprio da quel 7-4 è arrivato quel 15-0 di parziale che per ora ha incanalato la partita. Schio non ha segnato, lo ricordiamo, per 5 minuti nel primo periodo, è riuscita a rientrare fino al meno 6 e a quel punto è venuta fuori ancora l'Umana Reyer a testimonianza che c'è assolutamente con la testa la formazione di coach Andrea Mazzone. Sì, diciamo che Schio si è tenuta a galla grazie soprattutto a Marbury e in questo momento la formazione ospite sta sfruttando il fatto che nei cambi difensivi poi quando riescono ad accoppiare a Yasuma una lunga difficilmente Venezia riesce a chiudere, c'è un netto vantaggio e quindi o si spende il fallo o arriva un canestro sotto, però comunque appunto da un punto di vista dell'Umana, pur avendo avuto un rientro di Schio, sta tenendo la squadra di Mazzone. Zona 2-3 per Schio che ha rimesso in campo Penna, è lei che si è posizionata al centro della zona e attenzione perché c'è il recupero da parte di Mabry e il fallo credo che sia di Shori Yasuma. No, più che altro stavo cercando di capire se viene fischiato o meno l'antisportivo come vorrebbe coach Kaiulakos. Rivediamo Mabry. No, è un... che ha preso una manata involontaria, sì, ovviamente. Cioè, brava a recuperare il pallone la giocatrice di Schio, ma da qui a fischiare l'antisportivo credo che sia quello che sta dicendo l'arbitro Enrico Bartoli al tecnico greco della Famila. È il secondo fallo di Shori Yasuma, si confrontano gli arbitri, ma credo che sarebbe un errore convertire il fallo. Non c'è l'instant replay nel basket femminile, pronta a rientrare Pan e
vengono dati ovviamente i due tiri liberi perché è già il bonus della Reier. Sì, perché in realtà diciamo Mabry è stata più veloce, ma Yasuma come dire se l'è vista arrivare, quindi non è che è stato diciamo in contemporanea alla perdita della palla il fallo, non quando la giocatrice avversaria si era già allontanata. E catechizzata adesso Yasuma da Mazzon, che ha rimesso in campo intanto Francesca Pan, una delle tre giocatrici dell'Umana Reier che hanno due falli, e questo diciamo è l'unico piccolo segnale di allarme a 1:17 dal termine del Continua primo tempo. A protestare Mabry che rischia anche il tecnico a questo sì. punto, e ricordiamo ci potrebbe stare il fallo tecnico, invece cosa viene dato? Attenzione, solo la rimessa, no i tiri liberi, forse questo, e oggettivamente non capiamo. Sì. No, diciamo che viene considerato un fallo in attacco praticamente da parte di Yasuma, però insomma anche qui l'interpretazione... Sì, un po' arzigogolata, ma insomma vabbè. Vabbè, la palla è comunque per Schio, mentre è rientrata Matilde Villa in campo per l'Umana Reier al posto di Santucci, sempre nella prospettiva dei due falli spese dalle giocatrici orogranata. Mabry, il pallone per Verona che prova ad andare via Villa, l'aiuto di Shepard, poi riceve Kies, ancora l'ottima difesa dell'Umana Reier, rimane in possesso di palla la famiglia Huber Schio, Verona è costretta a una preghiera che colpisce a malapena il tabellone, rimbalzo di Awok Kuyer, non paga dazio dunque l'Umana Reier dalla precedente azione offensiva di Schio, che mi pare sia tornata in difesa individuale. Pan per Shepard, qui c'è il fallo da parte di Mabry che non viene fischiato, anche se è lei che poi si è spostata vista la massa di Shepard, che alla fine comunque mette tutti d'accordo mettendo a segno il canestro del 37-28. C'è ancora il tempo per un'azione per parte Costanza Verona a gestire l'attacco di Schio, bella la giocata con Kies che sbaglia il sottomano e il rimbalzo è per Villa, ovviamente invita a rallentare coach Andrea Mazzon, Villa tiene aperto il palleggio, guarda ovviamente il cronometro, c'è il fallo di Schio che ne avendone soltanto due spesi va con Costanza Verona, che mi sembra sia il primo fallo, così è infatti, a spendere il primo, ne avrà un altro a disposizione per evitare l'ultimo tiro dell'Umana Reier, che comunque andrà in vantaggio all'intervallo lungo su Schio, avendo subito appena 28 punti e alzato a 16 la realizzazione, la formazione ospite nel secondo periodo, ma diciamo che comunque l'Umana Reier ha fatto decisamente il suo. Awok Kuyer va vicino alla tripla della doppia cifra di vantaggio, c'è ancora il tempo per un tiro per Costanza Verona da metà campo, colpisce tabellone ferro e dunque dopo i primi 20 minuti di gioco al Palasport Aliercio, il punteggio dice Umana Reier 37, famiglia Huber Schio 28. Noi ci sentiremo tra una decina di minuti per raccontarvi il secondo tempo di questo derby del Veneto che chiude la 23esima giornata del campionato di Serie 1 Tech Find.
Ben ritrovati amici sportivi dal Palasport Tagliercio di Mestre per il derby tra l'Umana Reyer Venezia e la Famila Buber Schio, valido per la 23esima giornata del campionato di Serie 1 Tech Find, il derby che vede per il momento avanti le Oro Granata sul 37-28. Andrea, sulla base di quali cifre ti faccio analizzare ovviamente il tabellino? Ovviamente la partita è molto condizionata dal primi 10 minuti, il 22-12 con cui si è chiuso il primo quarto, perché Venezia ha il 46,7% del campo, mentre la Famila Schio arriva al 29,7% con percentuali buone da due punti, il 50%, ma veramente pessime da tre punti. 3 su 21 aveva 1 su 10 nel primo quarto e comunque 2 su 11 nel secondo dalla lunga distanza. Davvero una pessima giornata da parte della formazione ospite, e tra l'altro Venezia che doppia le avversarie nel numero degli assist, 10 a 5, e questo testimonia di una ottima prestazione di squadra che poi si riverbera nella valutazione che a te piace tanto, 51 a 23 la valutazione, con Venezia che ha 4 giocatrici andate a segno, però 3 di queste sono in doppia cifra, ovvero Delar che ha 10 punti, Shepard che ne ha 10 e Kuyer che ne ha 11, mentre dall'altra parte c'è Mabre che, come dicevamo, ha tenuto un po' a galla le sue compagne con 12 punti, ma poi benché ci siano 7 giocatrici andate a segno, la seconda miglior marcatrice è Howard che di punti ne ha solamente 4. E adesso manca un minuto alla ripresa del match tra l'Umana Reyer Venezia e la Famila Buber Schio. Vi ricordo anche le prossime partite che si giocheranno il 12 di marzo, ovvero nel weekend, visto che c'è l'infrasettimanale. Abbiamo già detto che nella prossima giornata si è già disputata la partita tra Famila Buber Schio e Brixia Basket 96-54 al finale, poi sarà Ragusa contro Lucca, Crema Sassari, Moncalieri, Umana Reyer, Virtus Segafredo Bologna contro Campobasso, Sesto San Giovanni contro San Giovanni Valdarno e San Martino di Lupari contro Faenza. Questo sarà il terzultimo turno della regular season. Ricordiamo poi che al termine della regular season c'era anche la Coppa Italia, che vedrà ovviamente queste due formazioni tra le protagoniste nel raggruppamento di Campobasso. Ma è tutto pronto per la ripresa del gioco con Antonia Delar che sarà incaricata della rimessa in gioco dalla metà campo, confermato il quintetto da parte di coach Andrea Mazzon, mentre mi pare che ci sia la novità di Sottana rispetto allo starting five del primo quarto. Sì, è così nella Famila Buber Schio, ora in difesa contro Jessica Shepard che usa il piede perno. Bella la difesa da parte di Schio, l'ultimo tocco però è proprio da parte di Keys che è riuscita a impedire la conclusione al centro dell'Umana Reyer, che avrà adesso una rimessa in gioco con 8 secondi a disposizione sul cronometro dell'azione. Proprio Jessica Shepard va a farsi consegnare il pallone per passarlo ad una compagna, trova sul lato debole Santucci che si alza da 3 punti, la tripla è corta, la lotta a rimbalzo premia Schio, buona la transizione di Yasuma che impedisce il contropiede primario alla Famila, ora in attacco con Sottana. Riceve Keys, si fa vedere Astundur, marcata da Shepard, consegnato per Howard, ancora fuori il pallone per Keys, Ndur, ultimi 4 secondi e mezzo, brava Astundur, sbaglia per la gran difesa di Shepard che poi recupera il pallone, lo tiene addirittura con una mano, cosa che vediamo fare normalmente agli uomini. Bravissima Jessica Shepard, sia in difesa che poi a recuperare il rimbalzo, il punteggio che rimane fermo sul 37-28 per l'Umana Reyer, in possesso di palla con Antonia Delar in punta, ultimi 7 secondi però per l'azione di tiro della squadra di coach Andrea Mazzon. Delar addirittura contro 5 avversari e poi viene stoppata da Keys, dall'altra parte Mabre, gran contropiede di Schio, primi due punti del secondo tempo sono per gli ospiti che tornano a meno 7, scusate. Sì, qui non benissimo perché appunto dell'area un po' si è avventurata in una situazione molto difficile, poi è arrivato anche il contropiede di Schio, ora
Yasuma che quasi perde palla. Si è un po' incartata sulla gran difesa di Sottana, ma c'è l'invenzione di Yasuma che fa colpire con il piede il pallone all'avversario. Voleva servire Shepard. Sì, però diciamo che però in quella situazione ha almeno recuperato altri 6 secondi, ne mancavano 8 per l'azione di tiro dell'Umana Reyer. Ne avrà di nuovo 14 a disposizione la squadra in maglia bianca. Riceve Kuyer che finge il tiro, poi scarica per Mariella Santucci, marcata da Mebri. Ancora Santucci, aggressiva la difesa della famiglia Buberschio. Santucci riesce a farsi largo, poi la partenza in croce, l'errore, il rimbalzo ancora di Mebri, la transizione guidata dalla stessa numero 3 della famiglia Buber. Buona anche qui la copertura di Kuyer, poi Sottana aggredita da Yasuma, chiede spazio la capitana di Schio a Jasmine Keys, poi Howard, ancora Howard che va via e c'è il fallo speso da Shepard. Applaude comunque coach Andrea Mazzone perché la difesa ha retto e ha portato agli ultimi secondi l'azione dell'avversario. Sì, come avevamo detto anche nel primo tempo, Venezia è sempre o quasi riuscita a contrastare l'attacco di Schio per quasi tutto l'arco di 24 secondi. Nuovamente Sottana in punta a costruire l'attacco, serve per Howard, arriva il blocco di Undur ma non lo sfrutta il numero 10 di Schio che preferisce riaprire per Sottana. L'accelerazione di Sottana, bello l'assist per Keys e grandissima giocata di Yasmin Keys. I due punti sono di Undur ma l'assist è la cosa più bella di questa azione, che riporta a meno 5 la famiglia Buberschio. Eh sì, qui brave le giocatrici di Schio, si sono trovate alla perfezione. Vediamo se riuscirà a sbloccarsi in attacco l'Umana Reyer. Qui era ancora la partenza in croce, ancora la gran difesa di Keys, poi il rimbalzo di Shepard. Qui forse un contatto c'era, non c'era quel prima su di Keys scontro Kuyer, forse qui invece c'era da parte di Undur su Shepard. Non è stato fischiato il fallo, così dall'altra parte si fa largo, forse anche con un hooking Mabry che però poi sbaglia, rimbalza per l'Umana Reyer in superiorità numerica e Santucci non si prende il tiro da tre punti, permette così il rientro a Mabry, va a terra con forse un flopping ad onore del vero Howard. Vale comunque canestro di Shepard e l'Umana Reyer si è sbloccata. Attenzione perché credo che sia un tecnico. Eh sì, tecnico a Shepard. A Shepard? Credo sì. No, a Mabry. Attenzione, no, ho visto 32. Chiedo venia. Quindi vale canestro di Shepard 39-32 e poi arriva il tecnico a Mabry. È il secondo fallo personale e ci sarà dunque un tiro libero per l'Umana Reyer, poi si tornerà in possesso di palla per Schio. Va in lunetta Antonia Delar, mentre è rientrata in campo Crippa per Schio. E diciamo che sarebbe stato un po' strano che Shepard, che aveva diciamo beneficiato del canestro, protestasse. Ho visto, ripeto, il 3 e poi girare la mano, ma in realtà è il secondo fallo. Buon per l'Umana Reyer che intanto ha sfruttato il tiro libero di Delar per riportarsi sul più 8, anche se il pallone sarà nelle mani di Schio. È arrivata una sorta di end one con intanto Mazzon che si arrabbia ancora con le proprie giocatrici, sta difendendo anche il coach dell'Umana Reyer in questo possesso della famiglia Buber che arriva ancora una volta agli ultimi secondi. Sottana, l'assist e Undur appoggia il tabellone ma sbaglia, poi va più in alto di tutti. Yasuma aveva strappato il pallone, poi si prende una botta anche sul naso, è il terzo fallo di Shori Yasuma. Anche qui fischio un po' al limite, siamo più vicini rispetto a quello che era successo nel primo tempo, aveva preso tanto cuoio, mentre in precedenza avevamo detto sì, c'era anche infatti, mano. Anche a me sembrava, vediamo la replay. Rivediamo. È il terzo fallo di Yasuma, questa è la cosa più grave. Yasuma va in panchina, rientra Francesca Pan e vengono dati due tiri liberi a Undur, ovviamente si stava alzando per andare al tiro, questa sì è una decisione corretta, sull'altra rivedibile ma ci può anche stare, diciamo così Andrea. Intanto Undur segna il primo tiro libero. 40-33 il punteggio, 6-34 da giocare nel corso del terzo quarto. Ancora Astundur e fa 2 su 2 l'ex giocatrice, una delle tante dell'Umana Reyer, e torna a due possessi pieni il ritardo di Schio con Mariella Santucci in cabina di regia. Aggressiva la difesa di Schio, bene l'uso al pressing da parte dell'Umana Reyer con Shepard che si avvicina al ferro, sbaglia, il rimbalzo è di Undur, anche qui
poteva starci un fischio contro la numero 32 dopo l'errore Santucci, scusate, Sottana che va via a Santucci e adesso è marcata da Cuier contro Kiss, c'è Delar, buona la difesa, poi Sottana, il backdoor da parte di Crippa, brava Santucci a contenere senza spendere il fallo, anche se poi l'ultimo tocco da parte di Cuier, ma ancora una volta il tiro non ha toccato il ferro, Sottana si lamenta per l'azione precedente, la vediamo ora inquadrata, la rimessa per Schio è con 3 secondi e 1, dice che ha toccato il ferro, a me non sembrava, Andrea. No, so. Nemmeno a me. Vabbè, 3 secondi e 1 anche in questo caso. La decisione degli arbitri è questa, può essere giusta, può essere sbagliata, va accettata e dunque Schio dovrà rimettere, prendersi un tiro subito, lo fa con Astundura, arriva un tiro a corto nelle mani direttamente di Mariella Santucci. Dunque in attacco l'Umana Reyer, punteggio basso in questo avvio di secondo tempo. Pan per Santucci, ancora Cuier, va il consegnato per Delar che carica la sua tripla, questa volta non va rimbalzo, c'è rimbalzo offensivo di Shepard e l'assist per Antonia Delar. Gioco di squadra per l'Umana Reyer che torna a più 8. Sì, qui dormita però della difesa di Schio, perché Shepard ha recuperato il rimbalzo, ha avuto tutto il tempo di servire la compagna. Crippa prova il gancio, l'errore, il rimbalzo di Shepard, dunque possesso per tornare alla doppia cifra di vantaggio per l'Umana Reyer che preferisce rallentare con Santucci. Ci stiamo avvicinando alla metà del terzo quarto, arriva il blocco di Endur, scusate, di Cuier che apre un varco, Endur va a recuperare il pallone sul tentativo di assist di Santucci, si arresta Sottana, riapre per Endur, poi chiede il blocco Sottana, non le viene portato perché Endur va sotto, è brava ad appoggiare al tabellone. Astundur sta diventando il nuovo punto di riferimento offensivo per la famiglia Buberschio che adesso ha meno 6 al giro di boa del terzo quarto. Sì, è un momento davvero importante della gara. Quasi sempre il terzo quarto può davvero indirizzare la partita. Pronta a rientrare Matilde Villa per l'Umana Reyer, in difficoltà adesso ma va a servire Cuier, alza la parabola a Wok Cuier, le due lunghe su un lato e sull'altro, ovvero come riesca a coordinarsi con delle leve lunghissime, un pallone che era arrivato davvero difficile. Tanto Sottana va via, grandissima giocata da parte di Giorgia Sottana che appoggia al tabellone il 44-38, resta sempre lì il margine di differenza tra le due squadre, mette palla per terra Cuier, serve per Delar, poi Shepard che non ha paura di attaccare su un'ottima Kiss in difesa, la riapertura per Cuier, passo laterale, tiro da tre punti, solo rete col passo laterale per una giocatrice che è 196 centimetri. A volte davvero sembra un'esterna per come si muove qui salita Kiss. E ancora Kiss sta facendo una partita sotto le plance, Yasmin Kiss sia sul lato che sull'altro del campo, magari non ha segnato tanti punti, ma intanto adesso attenzione c'è un'interruzione per cui verranno effettuati i cambi, però Kiss è fortissima in difesa e quando riceve palla sotto canestro riesce a farsi largo. Allora Benstagno e Mabri da una parte, Villa dall'altra in campo. Sì, è un momento davvero molto intenso da parte dall'altra, anche si vedono, bisogna dirlo, delle belle giocate e d'altra parte stiamo parlando di due assolute protagoniste del nostro campionato. Ha dismesso la sopramaglia anche Sara Madera che dunque alla prossima interruzione entrerà sul parquet con l'Umana Reyer che gestisce l'attacco con Villa, fuori per Cuier, apre e chiude il palleggio, consegna per Antonia Delar, che accelerazione! Antonia Delar ha bruciato letteralmente l'avversaria. Sì, qui bravissima ad arrivare fino alla fine. 49-40 per l'Umana Reyer, ancora Sottana che si incarica della costruzione del gioco, Bestagno il tiro dalla media, si sta alzando adesso la percentuale realizzativa delle due squadre, abbiamo detto una prima metà di terzo quarto a punteggio basso, adesso si stanno vedendo anche ottime giocate in attacco con l'Umana Reyer che mantiene 7 punti di vantaggio, si gioca da 7 minuti, c'è il fallo di Martina Bestagno che allarga ancora una volta le braccia ma è stata costretta alle maniere forti per il suo secondo fallo per fermare la numero 34 a Wok Cuier che va adesso in panchina, entra Madera, meritate gli applausi per la giocatrice di passaporto finlandese. Sì, lei appunto riesce a fare davvero tante cose, è difficilissima da marcare. Adesso ovviamente il duello sarà tra due giocatrici che si conoscono molto bene come Sara Madera e Martina Bestagno.
mentre qui perde il pallone, si scusa con le compagne, Jessica Shepard, e dunque avrà intanto chiamata anche Giuditta Nicolodi, che questa volta sì entrerà sul parquet. 2:47 da giocare, forse anche un po' stanca anche Shepard. Sì, diciamo che giustamente le preserva per il quarto quarto, quando la partita diventerà davvero incandescente. Lo è già, onestamente, sì, una bellissima partita questa, posticipo di Serie 1 Tech Find qui al Palasport Taliercio. L'attacco ancora di Schio, che va a cavalcare ancora Andur, il fallo di Delar e potenziale gioco da tre punti, e ancora con Astundur protagonista. 4-9, 4-4, il fallo di Antonia Delar è appena il primo personale, ma è un fallo che concede il potenziale tiro libero a una giocatrice che li sa tirare i liberi, altra giocatrice lunghissima per quel che riguarda le leve, ma dotata, eccola qua, appena detto, fa 0-1, dicevo, dotata anche di un ottimo tiro. Qui arriva lo 0-1, dunque 5 di vantaggio per l'Umana Reiere, che attacca con Villa, poi Madera è consegnato per Delar, che va via ancora una volta a Mebri, poi torna sui suoi passi Nicolodi, servita Pan, e c'è il fallo in attacco fischiato proprio a Giuditta Nicolodi. Momento difficile per l'Umana Reiere, che se non vado errato arriva il bonus. Sì, è così. Bonus peso 2:20 da giocare. Sì, bonus peso, Venezia che sta cercando di far rifiatare le due giocatrici più importanti, sta giocando con un quintetto di 4 quinti italiano e che deve tenere. Grande Madera che cerca l'anticipo, poi c'è il fallo in recupero da parte di Francesca Pan, che viene a tirare un pugno sulla postazione stampa non convinta della decisione arbitrale, anche perché poi è il terzo fallo. Ah no, il fallo di Madera. Fallo di Madera, e allora è tutto da rivedere. Proprio Madera va in panchina, rientra subito a Walkuier. Ha potuto... È l'unica che può contrastare Endur in quanto a centimetri, e la giocatrice della famiglia Schio sta veramente facendo la differenza ogni volta che riceve il pallone, anche se per fortuna sbaglia ancora un tiro libero. Nel frattempo, oltre all'ingresso di cui era il posto di Madera, c'è stato anche quello, questa volta nelle fila di Schio, di Verona al posto di Sottana. 1-2 per Astundur e -4 per la famiglia Wuber Schio. Quando stiamo per entrare negli ultimi due minuti del terzo quarto, Antonia Delar preferisce portare avanti il pallone sulla pressione di Verona su Villa. Ancora Delar, buonissima difesa qui di Mabry. Il passaggio per Kuyer, il backdoor di Villa che riapre ancora per Awok. Kuyer si alza dalla media, questa volta all'errore, la lotta rimbalzo, Nicolodi viene anticipata da Andur che non riesce a servire l'errore perché Villa restituisce Pamper Focaccia andando a pressare sull'avversaria. È Howard così a costruire l'attacco, aggressiva Nicolodi, riceve adesso Verona, ultimi 10 secondi dell'attacco di Schio, l'assist per Bestagno, il sottomano, -2 per Schio Bestagno. E partita assolutamente riacesa. Grande squadra, poi punto, come si diceva, una squadra che sta giocando ad altissimi livelli. Qui fallo netto di Verona, sì, il secondo su Villa è di grande livello, e alla fine queste grandi squadre poi comunque non mollano mai, ed è una finale di partita, un quarto quarto che sarà appunto davvero davvero molto molto esaltante, giocato punto a punto. Schio non è ancora al bonus, ha speso adesso il terzo fallo e ha messo in panchina Andur rischierando sul parquet. Kiss rischia la palla persa, Villa, c'è stato il tocco di Kiss, dunque non c'è l'infrazione di campo, almeno questa è l'interpretazione degli arbitri. Villa step back e tiro da tre punti che si infrange sul ferro, rimbalzo di Mabry, potenziale pallone per il sorpasso in caso di tripla o comunque per il pareggio in caso di due punti per Schio. Triplicata Mabry, buona la difesa qui dell'Umana Reier. Bestagno, siamo all'ultimo minuto, al consiglio per Verona, l'uscita di Nicolodi sulla playmaker di Schio, dietro la schiena la partenza di Costanza, Verona che sbaglia, l'ultimo tocco è da parte di Yasmin Kiss, brava Antonia Dell'Archi a contrastare, senza fallo rientra anche Jessica Shepard. Sì, buona la difesa in questo caso, che veramente è riuscita a costringere a una soluzione difficile la famiglia Schio. Venezia appunto deve adesso cercare di amministrare qui
Mabry va vicino a spendere il fallo, che forse c'è anche stato su Villa, che con grande personalità riesce a servire a Delar. Poi Pan, ultimi 38 secondi di gioco. Delar, Villa che non ha paura, va dentro, cerca l'assist, lo trova per Jessica Shepard. Sottolineiamo sempre l'età di Matilde Villa, 18 anni compiuti a dicembre. Un grande assist per Shepard in un momento della partita delicatissimo per Romano Reyer, che torna a più 4. C'è una discrepanza di 5 secondi e qualcosa tra il cronometro dell'azione e quello della partita. Vedremo cosa deciderà di fare Schio. Bestagno va alla tripla, la sbaglia, rimbalzo di Villa, c'è il tempo per un tiro dell'Umana Reyer, lancia Villa, sempre per Jessica Shepard, altro canestro di Shepard, e l'Umana Reyer si riprende in un amen quello che con tanta fatica Schio aveva limato punto su punto. E dunque, dopo i primi 30 minuti, il punteggio dice Umana Reyer 53, Famila Huber Schio 47. Dicevamo, Matilde Villa, due assist, Jessica Shepard arrivata a quota 16 punti, così come sono 16 di Cuier, ma il livello di queste squadre sta emergendo in maniera prepotente in questo bellissimo derby, Andrea. Sì, tra l'altro importantissima questa reazione a parte dell'Umana, perché appunto era arrivata la possibilità addirittura di mettere il naso avanti Schio, ma con un paio di azioni è riuscita a rimettere 6 punti Venezia. Comunque vada, lo diciamo, prima dell'esito finale ci si aspettava una reazione da parte dell'Umana, e questa è indubbiamente arrivata. Questa è la squadra che può competere sia in Europa che in Italia a grandi livelli, e quindi importantissima da un punto di vista anche psicologico questa partita. Manca poco meno di un minuto alla ripresa del gioco, intanto lo spettacolo negli intervalli che viene organizzato dalla società dell'Umana Reyer. È la penultima partita interna delle Oro Granata in regular season. Anche la prossima sarà un derby contro San Martino di Lupari, e poi l'ultima trasferta in quel di Sesto San Giovanni. Non è un calendario facilissimo, ma ripetiamo, rispetto a quello di Sassari, che ha da affrontare sia Schio che Bologna, è leggermente più facile, e dunque oggettivamente l'Umana Reyer può puntare con abbastanza diciamo convinzione al terzo posto nella griglia playoff.
che verrà determinata dopo le ulteriori tre giornate alla 26esima di Serie A1 Techfind. Rientra Penna per Schio, mentre rientra Santucci per l'umana Reyer, e mi sembra che Shepard c'è già, sì. Shepard e Kuyer, come detto, nel quarto quarto. Rimane Yasuma in panchina per i tre falli spesi dalla giocatrice giapponese, l'unica dell'umana Reyer. Intanto però seguiamo l'attacco di Schio con il tentativo da tre punti che non va. Shepard al rimbalzo, nonostante la carica delle due ex oro granata, ovvero Bestagno e Pan. Porta avanti il pallone Villa, poi Kuyer, Santucci, ancora la riapertura per Matilde Villa, esce a walk Kuyer, 8 secondi per l'azione di tiro, Santucci mette palla per terra, un po' di difficoltà adesso nell'attacco dell'umana Reyer, dovrà inventare qualcosa, Villa che viene stoppata, poi allo scadere di 24 riesce a colpire quantomeno il ferro, ma il rimbalzo è di Mabry che guida la transizione per Schio, bellissimo l'assist, il canestro di Yasmin Kiss, gran giocata qui per le ospiti. Sì, qui un po' adesso rientra Yasuma, si era un po' persa la difesa dell'umana e quindi ancora a stretto contatto. E adesso c'è un fischio però, il fallo credo che sia di Elisa Penna, così è. E per l'ex giocatrice dell'umana Reyer è il secondo personale, ovviamente è il primo del quarto per la famiglia Buber Schio, e l'umana Reyer ancora non ne ha spesi, come dicevi in precedenza è pronta a rientrare Shori Yasuma ed esce Villa, torna in panchina la numero 6 che ancora una volta viene fermata da coach Mazzon per dare indicazioni che torneranno importanti nel proseguo della partita. Siamo nell'ultimo quarto, l'umana Reyer a 4 di vantaggio, palla in mano con Shori Yasuma, il blocco di Kuyer che viene poi servita ancora dentro, il pallone da Santucci a Shepard, 5 secondi, Mariella Santucci va su, sbaglia, ma Shepard recupera un rimbalzo, non so nemmeno io come, perché Bestagno aveva preso ottimamente posizione. Sì, ha fatto due cose pazzesche, un ottimo assist per Santucci e poi qui Verona sbaglia il sottomano, sono costretto a interromperti perché si corre a mille Andrea in questo derby, c'è il fallo in attacco di Jessica Shepard che si scusa con le compagne e anche con Yasmin Kiss che è stata letteralmente travolta, è il secondo fallo personale per Jessica Shepard, rivediamo il replay. Rivedevo adesso Kiss che scuoteva la testa per il colpo preso. Sì. Shepard è un bel ostacolo. Bella tosta. Sì. 6 di vantaggio, ma la palla è di Schio. 6 di vantaggio per l'umana Reyer. E a costruire c'è Costanza Verona per la famiglia Buber Schio, il pallone che rimane sul perimetro, ritorna alle mani di Verona, bello il movimento e il tiro di Mabry, era un po' che non segnava Mabry e trova dalla media il canestro che riporta meno 4 la famiglia Buber Schio, 55-51. Shori Yasuma è tornata in cabina di regia, scambia con Jessica Shepard, marcata da Bestagno, consegnato per Santucci, un po' fermo l'attacco dell'umana Reyer, arriva agli ultimi 8 secondi, ancora Santucci rovesciato a segno Mariella Santucci e c'è un time out in campo, credo lo chiamerà la panchina di Schio, eh sì, perché 57-51, sono passati 2 minuti del quarto e l'umana Reyer sta riuscendo a mantenere quello che aveva costruito negli ultimissimi possessi del terzo quarto, aveva ricostruito dopo aver toccato, lo ricordiamo, anche un margine importante sul più 14, ma Schio è Schio, onestamente Andrea. Diciamo, poi parliamo dell'inizio della partita, poi alla vabbè, lunga insomma, dal 26-12, dai, non era tanto, sì, tanto lontano. Però poi alla fine insomma è una squadra che non può non venire fuori, però sta tenendo bene Venezia, qui appunto abbiamo visto il rimbalzo di Shepard che ovviamente è anima e cuore di questa squadra, qui la bella soluzione di Santucci, qui sono un paio di volte che la famiglia riesce a costringere l'umana agli ultimi secondi, però poi ha poca attenzione sulla portatrice di palla e in un paio di volte è riuscita come in questo caso ad arrivare fino al ferro.
Manca 7.53 al termine della partita, partita che a parte l'iniziale 7-4 di Schio praticamente ha sempre condotto l'Umana Reyer, con Schio che si è avvicinata prima a meno 6, poi a meno 2, ma non è mai riuscita per ora ad agganciare le Oro Granata. È chiaro che questo può avere un peso dal punto di vista psicologico, ma non per delle giocatrici esperte come quelle che ora stanno attaccando in maglia azzurra con bordi arancioni. Buona difesa dell'Umana Reyer che costringe ancora a questo movimento sul perimetro senza accelerare. Ci prova Mebrey, ancora ben difesa dall'Umana Reyer che recupera il pallone. Yasuma per Santucci, no look per Pan, ancora Santucci in una posizione quasi da pivot, preferisce riaprire. Lì adesso ci va a Wok Kuyer che è decisamente più avvezza a quelle mattonelle. Si lamenta di un possibile fallo, non c'è il fischio. Mebrey per Verona che va dentro, bello scarico per Bestagno, trova il muro di Shepard, si lamenta Martina Bestagno ma non c'è il fischio arbitrale, dunque ancora a correre, ma questa volta sull'altro lato del campo con l'attacco dell'Umana Reyer. Riasuma per Santucci, riceve Shepard che va ad attaccare ancora Bestagno, fuori per Riasuma, Pan in angolo per Kuyer che finge il tiro, poi si alza dalla media a Wok Kuyer, sbilanciata da Kings, inventa ancora una volta tiro difficilissimo ma riesce a trovare l'equilibrio in un amen. Più 8 Umana Reyer, Penna si alza, la sbaglia e eccola ancora Yasmin Kiss che trova il rimbalzo, appoggia al tabellone e lo abbiamo detto, Kiss fa tantissime giocate anche, sì, vanno nel referto perché tante volte si tratta di rimbalzi, ma anche in difesa riesce a mettere una pressione senza molte delle volte a spendere fallo sull'avversaria. Bello il tentativo di anticipo da parte di Mebrey, ma il pallone esce dal campo, così Umana Reyer avrà 14 secondi, rientra Astundur, perché sì, è talmente lunga Schio che ha potuto tenere in panchina Astundur, adesso entra al posto di Bestagno. Eh sì, dicevamo appunto prima nel terzo quarto soprattutto Astundur è stata la giocatrice di Schio, è riuscita appunto a portare al recupero della formazione ospite. Attenzione, persa panna dalla difesa di Schio, sbaglia la capitana dell'Umana Reyer, ma si contrastano a rimbalzo le giocatrici di Schio e Jessica Shepard può solo ringraziare trovandosi il pallone in mano e mettendo a segno il 61-53, più 8 di nuovo per l'Umana Reyer. Mancano meno di 6 minuti al termine della partita. Attenzione a Shori Yasuma che va a spendere il quarto fallo, si lamenta la giapponese, la conosciamo per la correttezza, diciamo che è stata molto aggressiva, però siamo nel... Sì, peccato perché era riuscita a bloccare la penetrazione, per cui sì, non adesso esce Pan Spendelar, e era riuscita a bloccarla, per cui strano che abbia commesso un fallo. Sì, diciamo che nell'intensità media consentita del match poteva anche starci il non fischio. Viene invece sanzionata Yasuma che comunque resta in campo nonostante i quattro falli. Mebrey da casa sua l'errore, rimbalzo di Shepard, il fallo di Astundur e qui ci sta assolutamente, per quanto lunga sia Astundur, trovarsi di fronte a Jessica Shepard, sì, rimbalzo. Diciamo, la fagocitata quasi con le sue lunghe leve. È il secondo fallo personale di Ndur, il secondo di squadra per Schio, due falli anche di squadra per l'Umana Reyer, dopo il quarto di Yasuma che ora è in cabina di regia a costruire l'attacco per il potenziale nuovo vantaggio in doppia cifra dell'Umana Reyer. Yasuma serve per Ndur, ancora Santucci sul perimetro, mette palla per terra, Penna usa tutto per fermare. Marla, viene messa a terra, Santucci si rialza, andrà in lunetta con due tiri liberi e ancora una volta l'Umana Reyer riesce a capitalizzare un attacco, rientra Howard al posto di Penna che va in panchina. Sì, Santucci che davvero non ha paura di nulla, perché non era facile incunearsi nella difesa di Schio con queste avversarie, ma è arrivata fino alla fine. Allora è entrata Howard al posto di Penna e rientra anche Sottana al posto di Verona, si affida dunque all'esperienza coach di Kaiolakos. Prima dei tiri liberi Santucci sbaglia dalla lunetta e oggettivamente oggi abbiamo visto sbagliare pochissimo nei liberi, sto andando a cercare la statistica, il primo errore effettivamente dalla lunetta per l'Umana Reyer che era 7 su 7 al termine del quarto precedente, 1 su 2 che comunque permette all'Umana Reyer di arrivare a più 9, 6-2, 5-3 e ci avviciniamo al giro di boa dell'ultimo quarto con il possesso di Schio. Ndur va a attaccare spalle a canestro Kuyer che la costringe a chiudere il palleggio, poi la riapertura per Howard, ancora Howard
con il passaggio, il palleggio dietro la schiena, l'errore, il rimbalzo di Awok Kuyer, che riesce questa volta a tagliare fuori Yasmin Kiz. Santucci vede un assist per Yasuma, l'extra passaggio per Shepard, bella l'azione, per ora non ha portato però frutti, vediamo se arriva da tre punti. No, arriva l'errore di Shori Yasuma, che è ancora a quota zero per punti segnati, 4 invece i falli spesi dalla giapponese. Peccato per l'Umanareyer, ora Mabry alza la parabola, sbaglia anche Mabry, il rimbalzo ancora di Shepard. Alla fine andremo a vedere le statistiche di Shepard e Kuyer, intanto i punti sono 20 e più 18 per la coppia di lunghe straniere dell'Umanareyer. Se poi ci aggiungiamo anche i 16, se non vado errato, di Delar, insomma, si capisce che le straniere dell'Umanareyer, ma anche l'italiana, qui Santucci non riesce a convertire il canestro. Dicevo, comunque Manarei sta disputando un'ottima partita, forte appunto delle giocatrici più esperte. Sottana, a proposito di giocatrici esperte, va su, sa che Yasuma ha 4 falli, arriva però l'errore e poi il pallone conquistato da parte di Mariella Santucci, che lotta a terra e recupera la sfera. Adesso si torna ad attaccare con Shori Yasuma, cancellata da Howard, l'ultima a toccare è ancora Yasuma, però intanto è passato un altro minuto, Andrea, 3.58 e rimane il più 9. No, stavo guardando Shepard, Shepard già tranquillamente in doppia doppia, perché i rimbalzi sono 13 oltre ai 20 punti, e ci si sta avvicinando anche Kuyer, che di rimbalzi ne ha catturati 9. Puntualissimo Andrea con il tuo aggiornamento. Dicevamo 53-62, significa che Schio in questo quarto ha segnato appena 6 punti in 6 minuti, ed è per questo che va a spendere il secondo timeout coach di Kaiulakos. Ovviamente poi sentiremo a fine partita le interviste dei due coach e di una giocatrice per parte, e lì Andrea potrai sbizzarrirti con le statistiche finché non avrò gli ospiti nella postazione. In ogni caso, l'abbiamo detto prima dell'inizio di questo ultimo quarto, comunque vada a finire, applausi a entrambe le formazioni e soprattutto all'Umanareyer, perché uscire dal, non solo perché siamo i telecronisti dell'Umanareyer, ma dico perché uscire dal tunnel psicologico della sconfitta praticamente senza essere mai in partita contro la Virtus Segafredo Bologna, insomma, ci voleva una squadra con che carattere. Si potrebbe, no, esatto, hai trovato il termine corretto, io avevo pensato una cosa un po' meno adatta al basket femminile tanto per usare un eufemismo, Andrea, e chi vuol capire avrà sicuramente capito. Torniamo allora in campo, il secondo timeout di Schio, ancora non ne ha consumati l'Umana Reyer, che mantiene il vantaggio di 9 punti a 4 minuti scarsi dalla fine. Howard a costruire per Schio, riceve Endur, poi il pallone nelle mani di Mabry, ancora dentro per Howard, marcata da Delar, ad una mano per Endur, scambio con Sottana, ci prova da 3 punti Astundur, arriva l'errore, tocca Kuyer, ma il rimbalzo è di Schio e tocca con il piede vediamo se col piede o fallo, credo che sia il fallo, vediamo se è di Santucci, sì, e allora si tratta del terzo personale per Mariella Santucci, 3.35 da giocare, il terzo fallo di Santucci, vale anche il bonus, no scusate, vale il terzo fallo anche di squadra, era Schio che era a 3 falli in precedenza, chiedo venia. Dunque alla prossima infrazione entrambe le squadre spenderanno il bonus. Yasuma che difende forte su Mabry, nonostante i 4 falli, passo laterale, tiro di Ndur, il tiro è da 2 punti ma va a segno, e dunque torna a segnare con Astundur la famiglia Buberschio, 6-2-5-5, non è ovviamente ancora finita, il controllo del pallone a parte di Shori Yasuma, poi Kuyer consegnato per Antonia Delar, che gioca a 2 con Shepard, poi preferisce riaprire per Kuyer prima che il pallone arrivi nelle mani della 32, Delar che va via e subisce il fallo, credo che non andrà convalidato il canestro di Delar, c'è però un fallo che Antonio Delar è riuscito a portare a casa praticamente in maniera miracolosa. Sì, no, ma soprattutto Shepard che è riuscita dopo aver fatto un piccolo a domesticare errore. Quel pallone che stava uscendo e a diciamo recuperare dalle immondizie quel pallone, che alla fine ha portato grande vantaggio perché è arrivato il fallo che ha portato al bonus anche Schio. È il terzo personale di Howard, quello sanzionato dalla terna arbitrale, e c'è coach Andrea Mazzon che adesso vuole parlare, del resto aveva a disposizione tutti e 3 i timeout di cui può contare nel
secondo tempo l'allenatore dell'Umana Reyer ha voluto parlare, nonostante avesse parlato poco fa con la squadra in occasione del time out, a sua volta richiesto dalla panchina ospite, ma il momento è troppo importante nell'economia della partita. 7 punti di vantaggio per l'Umana Reyer, che lo ricordiamo non è stata mai raggiunta una volta portato il break, che probabilmente sta dicendo la partita, a rianalizzarlo a posteriori, un break costruito soprattutto con la difesa, ma ci sono anche tante belle combinazioni in attacco contro una squadra di Eurolega, lo sottolineiamo ancora una volta, sì, e non una comparsa di Eurolega quest'anno. No, non si può dire che la Famina Schio non ci tenga a vincere questa partita, sta giocando una grande partita, ma davvero, appunto, risposta davvero incoraggiante a parte l'Umana in questa partita. Seguiamo allora in apnea questo ultimo 3 minuti di derby di Serie 1 Techfind qui al Palasport Aliaccio. Shepard, il pallone per Antonia Delar, ultimi 5 secondi, 4, Shepard va su, l'assist per Yasuma, la riapertura da 3 punti, Santucci sulla sirena, palla che entra ed esce, il rimbalzo di Mabry, comunque è eroso il cronometro che in questo momento potrebbe aiutare l'Umana Reyer, invece cerca di accelerare, Schio sbaglia, Andur, poi Santucci e Yasuma si contrastano e la palla è nuovamente per la formazione vicentina. Santucci che va a marcare su Kiss, è il quarto fallo di Mariella Santucci e anche l'Umana Reyer arriva al bonus, 2:34 alla fine. Quarto fallo anche per Santucci, qui peccato perché appunto poteva arrivare un rimbalzo e un pallone per l'Umana, ma mentre qui vediamo comunque anche Kiss sbracciare non poco. Le due esterne dell'Umana Reyer con 4 falli, ultimi 2 minuti e mezzo, Mabry marcata da Santucci, poi lo scarico sul lato debole, la tripla di Howard, ancora un errore, ma c'è un altro rimbalzo offensivo da parte di Yasmin Kiss, sottana la partenza, lo scarico per Ndur e segna Astundur, 2:18 da giocare, è veramente un derby piacevolissimo ed apertissimo, 6-2, 5-7, piccolo break di Schio che dal meno 9 è tornata al meno 5, più 4 aperto, il fallo di Mabry, brava qui Santucci a farlo vedere perché il contatto c'era ma all'inizio non era stato fischiato, il terzo fallo di Mabry, 2 tiri liberi per Santucci, importantissimi a 2:07. Sì, questa è stata un bel rischio ma per fortuna appunto è stato fischiato il fallo e tutto sommato va a vantaggio dell'Umana che può tirare 2 liberi e quindi e anche un po' rifiatare perché esatto. Credo che le ragazze siano molto stanche perché la partita è stata molto intensa, 2 su 2 di Santucci, 6-4, 5-7, ritornano 3 i possessi di vantaggio dell'Umana Reyer, Howard a gestire l'attacco di Schio, c'è il blocco di Yasmin Kiss, ancora Howard con Yasuma che non molla per un secondo, sottana l'accelerazione di Mabry, passo indietro, tripla sbagliata, rimbalzo lungo, ancora Yasmin Kiss e attenzione alla tripla di Howard che questa volta va a segno, 1:44 dalla fine, ancora aperto il derby, 6-4 Umana Reyer, 6-0 Famila Buber Schio, 1:42, 100 secondi, poco più da giocare con l'Umana Reyer che ha un possesso che potrebbe essere determinante nell'economia della partita, Mariella Santucci lo scarico per Shepard che parte dal palleggio, va su, sbaglia ma recupera il rimbalzo e attenzione perché c'è il fallo in attacco di Jessica Shepard e purtroppo dobbiamo dire, essendo dell'Umana Reyer, la decisione mi sembra corretta. Sì, diciamo che la fisicità di Shepard adesso no, la vediamo. No, ma più che altro è la sbracciata, perché qui sbaglia e qui sì. Sì. Sul rimbalzo, sì. Ci sta. Rivedendola sicuramente sì. Peccato per queste seconde e terze occasioni che ha avuto la Famila grazie ai rimbalzi d'attacco, in qualche modo è questo che le permette di rientrare adesso in partita a stretto contatto. Vengono dati 2 tiri liberi, viene dunque considerato in possesso di palla la formazione di Schio, ma Mabry sbaglia dalla lunetta il primo, strano per una tiratrice come lei, l'errore che consentirà dunque al massimo alla Famila Buber in caso di
segnatura del secondo e arriva puntuale di tornare a sì a un possesso, ma un possesso pieno, 6-4, 6-1, un minuto e mezzo per decidere, e potrebbe anche non bastare, il derby di Serie 1 Tech Fine del tagliaccio tra l'Umana Reyer Venezia e la Famila Buberschio. Kuier per Yasuma, arriva il blocco di Shepard, ancora Yasuma per Kuier, poi Santucci chiede il movimento a Delar, 5 secondi, Kuier dovrà prendersi alla fine il tiro, lo fa, sbaglia, la lotta a rimbalzo, la palla è per Schio. Entriamo nell'ultimo minuto con il possesso per la squadra che sta inseguendo di 3 punti, attenzione, Howard per Keys, marcata da Delar, prova a farsi largo Yasmin Keys, lo scarico, buona la difesa dell'Umana Reyer, attenzione Howard per il pareggio, 46 secondi, la tripla di Howard che ha tirato con percentuali bassissime, attenzione, no, eh sì, viene dato da 3 punti, abbiamo visto il tabellone 64-63, invece 64-64, abbiamo detto potrebbe non bastare quel tempo rimanente, e con la tripla di Howard, ripeto, statistiche assolutamente deficitarie, ma quando si è accesa la partita la numero 10 di Schio ha dimostrato di esserci. Sì, no, dicevamo che tirava malissimo da 3, Schio, che aveva il 13%, ma appunto nel momento decisivo soprattutto Howard è riuscito a trovare queste triple importantissime che rimettono in parità la gara, e era da aspettarselo che sarebbe stata una gara decisa al filo di lana, e adesso 45 secondi in cui davvero può succedere ancora di tutto, perché diciamo che come minimo sono 2 possessi, uno per parte, e vedremo cosa succederà. Ultima parità al terzo minuto di gioco, ultimo vantaggio Schio al terzo minuto e mezzo di gioco, una lunghissima rincorsa per le campionesse d'Italia che hanno impattato con le 2 triple di Howard, adesso 45 secondi con l'Umana Reyer che schiera Villa al posto di Yasuma, dunque viene data fiducia alla giovane playmaker proveniente da Costa Masnaga, il resto del quintetto è confermato, invece punta sull'esperienza Schio, perché in cabina di regia resta Sottana che sta marcando l'altra numero 6 che rischia di perdere il pallone, poi Antonia Delar, la tripla, la panchina dell'Umana Reyer in piedi, arriva l'errore, l'ultimo tocco, vediamo di chi è. L'ultimo tocco viene... Io vorrei rivedere il replay, Andrea. No, secondo me è corretta la chiamata, solo che l'arbitro sotto canestro non ha visto, perché ha aspettato che arrivasse... Ma forse sì, Santucci, per quanto... Ha aspettato che il collega le dasse l'indicazione. E dunque palla per il sorpasso per la Famila Buberschio. Con Andur il pallone per Sottana, 13 secondi per l'azione di tiro, Mebrey ha di fronte Delar, l'accelerazione di Mebrey, il tiro sbagliato, la lotta a rimbalzo, strappa il pallone Andur, la tripla di Sottana, l'errore rimbalzo di Awokuyer, l'ultimo tiro dei tempi regolamentari sarà per l'Umana Reyer, con Santucci per Jessica Shepard, ultimo secondo, va Villa, sbaglia ed è overtime, Andrea, lo avevamo detto, supplementare, è Shepard, forse poteva avere quel pizzico di coraggio in più e prendersi il tiro, sempre, ovviamente lo diciamo da seduti. Sì, esatto, era una doppiata per cui non era facile, sai, sono quei tiri davvero che valgono una partita e non è facile, poi giustamente Villa comunque ormai stava scadendo il tempo, doveva prenderlo, peccato che non sia arrivata la bomba, sarebbe stata un'apoteosi onestamente, e qui adesso altri 5 minuti di grande battaglia. Sempre che basti, non... sì, va bene, intanto diamo un passo alla volta. Sì, ovviamente Schio ha inseguito per tutta la partita, è riuscita a rientrare con il piglio delle campionesse d'Italia, adesso dicevamo 5 minuti di tempo supplementare con l'Umana Reyer, che anche in questo caso dovrà, oltre alla fatica fisica, anche il contraccolpo psicologico di non essere riuscita a chiudere. Eh beh sì, è chiaro che in questi frangenti normalmente la squadra che è riuscita nella rimonta, e appunto come hai detto ci ha messo un bel po', ovviamente viene galvanizzata, e l'abbiamo vista anche appunto trovare tiri che nell'arco di quasi tutta la partita non era riuscita a centrare,
e quindi adesso è molto importante questo avvio di tempo supplementare per capire appunto se Venezia comunque manterrà alta la lucidità e ritroverà un po' più di fluidità in attacco, che è un po' calata nel finale di gara. Si ritorna in campo con lo stesso quintetto con cui aveva concluso i tempi regolamentari Lumana Reyer, ovvero Villa, Santucci, Delar e la coppia di lunghe Shepard Cuyer. Diciamo che anche guardando i minutaggi, Andrea si è affidato principalmente a queste giocatrici, coach Andrea Mazzoni. Diciamo che preoccupa un po' la situazione falli sia di Santucci che di Yasuma, che ovviamente potrebbe poi pesare in questi 5 minuti. E vengono richiamate in campo le giocatrici di Schio, c'è Sottana, c'è Mabry, c'è Howard e c'è la coppia di lunghe formata da Andur e Kies. Ovviamente siamo supplementare e dunque in campo ci sono le migliori sia su un fronte che sull'altro. Primo possesso è per Lumana Reyer con Villa, che ha avuto il tiro della vittoria. Cuyer per Antonia Delar, ancora Wok Cuyer, va da Santucci, palla dentro per Shepard, il backdoor di Delar, la palla schizza nelle mani di Villa, poi Cuyer, buona difesa di Schio a Wok Cuyer, si fa largo il sottomano e segna a Wok Cuyer, azione lunghissima. 2 punti per Lumana Reyer. Come detto, riesce a muoversi con un'agilità che è qui sbracciata di Howard. Sì, qui poteva starci il pallo in attacco non fischiato. Mabry, un airball sulla una buona difesa di Awok Cuyer. Sì. Lumana Reyer dunque che riparte dal più 2, palla in mano, 4-12 al termine del primo supplementare. Il pallone gestito ora da Antonia Delar, dietro la schiena su Howard, il raddoppio di Mabry, rischia di perderlo Delar, 6 secondi per l'azione di tiro. Santucci credo che sarà costretta al tiro ignorante anche in questo caso, eccolo qua e quasi va a segno, poi il tocco di Villa che riesce ad anticipare l'avversario, ma poi è Howard a guidare la transizione, ancora la numero 10 con Villa che le sta dietro, la riapertura per Sottana, chiama a sé Mabry, ancora Mabry contro Santucci, il cambio difensivo, palla dentro a Sundur marcata da Jessica Shepard, la riapertura, ultimi secondi per il tiro, sbaglia Sottana, rimbalzo di Santucci, 3:30 alla fine, Santucci corre il campo, l'assist verso Cuyer, la lettura difensiva di Howard, la rimessa sarà per Lumana Reyer ed è pronta a rientrare Verona al posto di Sottana, che chiaramente va gestita perché qualche annuccio ce l'ha. Sì, no, davvero una overtime da gestire col fiato sospeso, perché davvero c'è grandissima intensità da una parte e dall'altra del campo. Nonostante immagino le energie siano agli sgocci, anche perché hanno giocato pochi giorni fa entrambe le squadre, 4 giorni. Shepard il tiro dalla media, l'errore rimbalzo di Santucci che viene fuori dal nulla, non l'avevo nemmeno vista, era dietro una giocatrice nella mia prospettiva, ricostruisce Santucci, va ancora da Jessica Shepard, uso del piede perno, si fa largo Shepard, altro canestro di Jessica Shepard, Lumana Reyer più 4-6-8 a 6-4, attacco di Schio sul perimetro, Andur per Mabry, il taglio di Howard marcata proprio da Shepard, esce nuovamente dall'arco, palla dentro con Kies, la regge Delar e c'è il fallo di Awok Cuyer, è il primo fallo di Awok Cuyer, arriva a 2:46 dal termine supplementare. Sì, qui appunto l'intensità è altissima. Qui raddoppio e sì, ha cercato di rubare palla Cuyer, ci sta, l'arbitro era posizionato benissimo come abbiamo visto. 2 tiri liberi per Kies per provare a smuovere la quota 64 di Schio in questo supplementare, sbaglia però Yasmin Kies e non di poco sul secondo ferro l'errore e ne avrà un altro a disposizione dalla linea della carità, la ora inquadrata numero 31 della Famila Buber. Secondo libero e secondo errore, ma c'è l'ingresso in area da parte di Howard e dunque 0-2 resta e la rimessa è per Lumana Reyer che mantiene ancora 4 punti di vantaggio. Va Antonia Delar dal lato del campo per la ripresa del gioco. Mazzone ne approfitta per parlare anche in questo frangente alla giocatrice di belga. Il pallone per Matilde Villa marcata da Mabry.
La numero 6 dell'Umanarei serve per Awok, cui è consegnato per Delar. Va vicino al recupero, no, c'è il recupero di Howard che va su, si toglie Shepard, trova il canestro sotto mano. Howard ha preferito non spendere il fallo e rischiare il potenziale end one. La numero 32 dell'Umanarei, 6-8-6-6, è entrata assolutamente in partita al momento decisivo. Howard per Schio, che è sempre lì, a due punti di ritardo. L'attacco di Villa, il pick and pop di Kuyer, poi si va da Delar, ancora marcata da Howard. Delar, l'assist per Shepard, altri due punti per Jessica Shepard. Sono 24 per lei, sono 70 soprattutto per l'Umanarei, che riprende due possessi di vantaggio. Ancora Howard, la stoppata di Antonia Delar, con Howard che rimane a terra. Manareyer va in attacco, va a spendere il fallo Mabry, e non ha, gli arbitri non hanno interrotto. Sì, infatti ho visto Santucci che guardava Howard per terra e diciamo si aspettava un fischio, perché la giocatrice era rimasta intanto a terra. C'è Verona che sta protestando con gli arbitri. Non so se gli arbitri abbiano interrotto o ci sia stato il fallo di Mabry. Adesso vediamo. È un momento abbastanza poco chiaro della partita, perché infatti il coach Mazzone chiede se il fischio è stato per l'interruzione o Santucci dice sì, ma io avevo chiesto se fischiavate la fine. Intanto quella gran stoppata di Delar, ma il fischio non era per il fallo alla fine. Sì, Santucci sì. Aveva guardato gli arbitri. No, ma infatti giustamente sportivamente aveva rallentato, perché aveva visto l'avversaria a terra e appunto non so cosa aspettassero gli arbitri a fischiare. Infatti riesce comunque a ottenere almeno il riciclo a 24 secondi dell'azione, a 1.50 dalla fine, con 4 punti di vantaggio. Anche questo comunque è un fattore positivo per l'Umanarei, che però dovrà cercare di allungare ulteriormente. Kuyer per Santucci, ancora la numero 22, serve verso Walk Kuyer, ma c'è il recupero di Mabry e dunque Schio è ancora assolutamente viva. Verona, il movimento, la palla sotto per Ndur e c'è 3 secondi da parte di Aston Ndur prima del fallo di Antonia Delar. Sgrana agli occhi la numero 45, che ora abbandona il pallone, la vediamo ora inquadrata. Effettivamente era da un po' in area, ma lo dicevamo forse, diciamo già... che poi tra l'altro è un'infrazione che raramente sì, dovrebbe esserci, ecco, sì, sì, però certo. Non è stata mai abolita, ecco, diciamo così ufficialmente, anche se di fischi di questo tipo se ne vedono ben pochi nella partita. Torna in possesso di palla allora l'Umanarei, 1-24 più 4, palla in mano a Matilde Villa, si fa vedere Antonia Delar marcata da Howard, palla dentro per Walk Kuyer, 10 secondi per l'azione di tiro dell'Umanarei, ancora Delar che prova ad attaccare su Howard e subisce il fallo e c'è l'antisportivo, potrebbe essere la giocata della partita. È il quarto fallo, se non vado errato, di Howard, ma soprattutto saranno due tiri liberi e palla in mano per l'Umanarei. Sono innervosite sicuramente le giocatrici di Schio, in questo caso Howard, che appunto probabilmente lamentava un fallo in quell'occasione in cui è rimasta a terra. E intanto continua a protestare la panchina di Schio, ma Delar non si fa intimorire. Intanto è più 5, ci sarà un altro tiro libero per la belga e poi la rimessa per l'Umanarei a 1.09 dalla fine del derby. E Delar fa 2 su 2, non trema la mano di Antonia Delar, che sale a 18 punti se non vado errato. Comunque non conta veramente nulla, conta il 72-66, sono 17 i punti di Delar. Sono 24 quelli di Shepard, sono 20 quelli di Kuyer, c'è un cambio, rientra Crippa per Howard che probabilmente è molto nervosa e giustamente il coach della Famina vuole evitare altre interferenze. 1:09, più 6, palla in mano per l'Umanarei con Santucci, anche lei alla doppia cifra con 11 punti segnati, serve per Awok Kuyer, poi Antonia Delar che si alza, sbaglia il rimbalzo, viene toccato da Crippa, la rimessa per l'Umanarei qui, tanta sfortuna per la Famila, Buber, Schio. Diciamo che in questa overtime sta girando tutto a favore dell'Umana, perché in quelle occasioni in cui poteva fare qualcosa in più Schio si è vista poi. Va detto che Schio ha segnato appena 2 punti in questo. Sì, no, appunto, però anche, appunto, anche un po' di sfortuna. E...
Santucci per Delar, potrebbe essere il possesso decisivo. Delar verso Santucci, allo scadere di 24, no, c'è l'impressione di 24 secondi, peccato perché il pallone l'aveva recuperato a Wok Kuier. Time out per Schio, 39 secondi, 6 punti da recuperare per le campionesse d'Italia e questo derby non finisce mai, Andrea. Eh no, adesso ci vuole tanta attenzione. Chiaramente può avere un senso spendere fallo se non è sul tiro dalla lunga. Anche se sono andato a ricontrollare, l'unico canestro del supplementare di Schio è quello di Howard, è arrivato in contropiede. A difesa schierata l'Umanarei era riuscita sempre a bloccare le iniziative della formazione scledense. Sì, diciamo che Schio nell'overtime ha cercato molto il raddoppio, ha cercato molto la difesa asfissiante ed è appunto da lì che era nata poi quell'azione di Howard, e comunque ne aveva avuta anche un altro paio in situazione simile. Stavo guardando le tre giocatrici in doppia cifra di Schio, sono Mabry a 17, poi abbiamo Howard a 12 e Ndur a 13. Dunque... ci sono tante giocatrici in doppia cifra nonostante il punteggio sia basso, perché siamo quasi al 45esimo minuto e si è solo 7-2-66, però diciamo che non è mancato lo spettacolo. In campo c'è nuovamente Shori Yasuma per l'Umanarei, era primo posto di Matilde Villa, tornata ora a sedersi in panchina con Schio, che ovviamente rimetterà nella metà campo offensiva. Non sono stati effettuati cambi da coach di Kaulakos, la rimessa è per la formazione vicentina con Howard, che è tornata sul parquet dopo essere stata probabilmente placata in panchina per qualche secondo. Lo scarico sul lato debole per Yasmin Kiss, si va in punta, la tripla di Mabry, eccola la tripla di Mabry, e time out questa volta è per l'Umanarei. Non è finita, l'abbiamo detto, Andrea, un solo possesso nuovamente per l'Umanarei, 7-2-6-9. Sì, non è finita perché appunto Schio non è non è campionessa d'Italia per caso, è squadra a giocatrici di grande carattere, qualità e tecnica, e qui ha fatto la cosa perfetta. Sono passati poco più di 3 secondi. Sì, esatto, ha fatto situazione perfetta, ha fatto passare pochi secondi e è arrivati 3 punti. Adesso sarebbe importantissimo trovare il canestro per Venezia, ma non sarà sicuramente facile. Io credo che coach Mazzon farà rimettere il pallone in fase difensiva, non lo so, perché anche questa è un'opzione. O se lo fai in attacco cerchi un tiro rapido, però sul più 3 avrebbe poco senso, oppure cerchi di portare via più tempo possibile. Bisogna capire se poi Schio, che sicuramente farà molta pressione sulla portatrice di palla, arriverà anche a commettere fallo o meno, e questa è la giocata che probabilmente decide la partita. Sono tutte cose teoriche, Andrea. Intanto si è arrivata a 20 punti, ovviamente Mabry, la top scorer della famiglia Buber. Schio la terza giocatrice sopra i 20 punti in questa partita. Vedo Antonia Delar che si avvicina alla nostra postazione, dunque rimessa dal fondo, ed è rientrata in campo anche Villa al posto di Yasuma per la gestione di un attacco importantissimo nel derby di Serie 1 Tech Find tra l'Umanarei Venezia e la famiglia Buber. Schio pressing a tutto campo per Schio, la palla viene ricevuta da Villa, che ovviamente dovrà superare la metà campo entro gli 8 secondi regolamentari. Ci riesce e serve per Kuier, ancora il pallone per Delar sul perimetro, si fa vedere Shepard, viene servita, prova ad entrare in area Shepard, buona difesa di Ndur, nuovamente fuori per Antonia Delar, ancora Shepard, attenzione ultimi 3 secondi, 1-8 con la palla che esce, 14 secondi al termine della partita, o al termine dell'overtime diciamo così, Andrea, e l'Umanarei dovrà prendere un tiro rapido, poi comunque ci sarà un'opportunità per Schio. La palla viene affidata a Jessica Shepard, riceve, viene stoppato il tiro di Santucci, e attenzione a Mabry sulla pressione di Villa, che va giustamente a spendere fallo. 8 secondi e 3, anche qui una ragazzina a 18 anni, ma un'intelligenza cestistica di questo fallo. A 8 secondi alla fine è il secondo fallo di Villa, chiaro che ci sono 2 tiri liberi per Mabry, però non l'ha lasciata tirare da 3, ovviamente ha fatto
tatticamente la cosa giusta a quel punto lì, ma lo diciamo appunto a 18 anni. Ma... E sbaglia Mebri il primo, ha fatto doppiamente la cosa giusta. Villa a questo punto credo che sbaglierà volutamente il secondo Mebri, a meno di, vediamo, segnare e poi spendere subito fallo. Sì, decide di fare questo, 1 su 2 di Mebri, 7-2-7-0. E la palla è nelle mani di Jessica Shepard, deve superare la metà campo Lumanarei, arriva però prima il fallo di Schio. Non so quanto sia stata una scelta giusta quella di Mebri. Adesso due tiri liberi per Shepard. Lo vedremo dopo i due tiri liberi, perché due liberi significherebbero praticamente la vittoria dell'Umana. Uno lascerebbe a porta la porta, zero, 5 secondi e 5, c'è il tempo per prendersi un tiro, anche addirittura per superare quella tripla. Sì. Tutto dipende dalle mani di Jessica Shepard. Esatto. Noi abbiamo fatto anche qui tutte le varie opzioni a tavolino della... e appunto Shepard sbaglia il primo tiro libero. Adesso il secondo con coach Andrea Mazzon che sta masticando amaro ma applaude. Secondo tiro libero per Jessica Shepard, top scorer del match a quota 24. Silenzio del Taliercio e l'1 su 2 di Shepard, entra sottana, 7-3, 7-0, 5 secondi. E anche qui mentre rientra Yasuma è probabilmente imperativo commettere fallo, entra Yasuma per Shepard, per cui grande pressione difensiva. Tutte le mosse tiratrici dentro, adesso anche mosse Penna. Contro mosse, è una partita a scacchi questa ultima azione. E vediamo la rimessa dal fondo per la Famila Buber Schio, che non ha più time out a disposizione. La palla viene ricevuta e va a spendere subito il fallo Santucci. Mebri chiede sul tiro, così non è, ovviamente non è neanche antisportivo, è passato poco più di un secondo, anzi poco meno di un secondo, è il quinto fallo di Santucci che finisce qui la partita. Rientra Jessica Shepard e per Schio rientrano ovviamente Keys e Endur, perché Mebri va in lunetta, ha due tiri liberi, ma questa volta sì, soprattutto se segnerà il primo, credo che sbaglierà volutamente il secondo. Sì, o altrimenti fallo sicuramente immediato sulla rimessa di Venezia. Endur prende il posto adesso di Verona. E dunque Kisendur a rimbalzo sui tentativi di Mebri. 4 secondi, 2 decimi da giocare. Che derby, Andrea! E Mebri segna il primo. 7-3, 7-1. Adesso non so quali siano le indicazioni della panchina di Schio. Stanno tutte parlando. Per cui... stanno cercando di capire cosa fare. Intanto ha segnato il primo Mebri, vediamo il secondo, chiede ancora alle compagne, credo che dovrà sbagliare, e invece lo segna, e dunque 2 su 2, e 7-3, 7-2, 4 secondi, attenzione adesso alla rimessa con Antonia Delar, deve trovare le mani di una compagna entro 5 secondi, le trova in quelle di Awokuyer, poi Delar, e Lumanareyer ha vinto il derby, 7-3, 7-2, Andrea. Io mi sposto, li abbracci al centro del campo. Ci sarà tanto da dire con i protagonisti di una bellissima partita. Davvero una grandissima partita. Le due squadre hanno sicuramente meritato il ruolo che hanno in questo campionato. Partita intensissima. Ci sono venuti 45 minuti e non 40 per completarla. Nel frattempo, prima che inizino le interviste, volevo dare i 25 punti di Shepard, che ha avuto anche 14 rimbalzi in doppia-doppia, anche a Walkuyer 20 punti e 10 rimbalzi, ma poi ci sono anche i 17 di Delar, sicuramente loro, gli 11 di Santucci, loro sono le giocatrici che hanno permesso all'Umana di conquistare questa grande vittoria. Dall'altra i 23 di Mabry, che però ha un 7 su 20 dal campo, sicuramente è stata lei la protagonista, però in qualche momento ha mancato di precisione. Quindi adesso le interviste a cura di Alberto Minazzi. Andrea Manto vi saluta.
Coach, what about this match? First of all, I want to give congratulations to Venezia. They play really with passion. We knew that because of the last game, they hurt their pride, so they're going to play really strong today. But the point is that we had a really bad reaction and approach to the game. At the end, we had the chance to win it with the offensive rebound, but we rushed to shoot the three-point shot without a logic. But honestly, maybe if I would make it, it wouldn't be fair to win. I think it would be fair to win Venezia, no matter our mistakes or their mistakes or referee's mistakes. But I don't want to destroy this win from them. Congratulations again. And we just have to concentrate on our next goal, which is the Final Four, to go to the Final Four EuroLeague. Thank you very much. Yasmin Kiss, un derby come deve essere un derby, lottatissimo, poi alla fine vince di un punto l'Humana Reyer. Voi avete lottato, siete riusciti a rientrare anche da un ritardo pesante. Dovevamo stare sicuramente più attenti all'inizio, ci siamo fatte distrarre molto in difesa, in attacco non giocavamo fluide, siamo state brave a tornare comunque alla fine, ma abbiamo stare più concentrate sicuramente in difesa. Adesso si guarda avanti, c'è comunque anche un'Eurolega importante per Schio che comunque resta in testa alla classifica. Per forza, dobbiamo guardare avanti perché non ci si può fermare un attimo qua. Grazie. Coach Andrea Amazon, una bellissima vittoria, soffertissima l'overtime, insomma, il riscatto che si voleva vedere. Ma io credo che le ragazze stanno già facendo tanto e non dobbiamo pensare un riscatto a una cosa, dobbiamo essere felici, è una buona partita, ci fa capire a che livello possiamo giocare, dobbiamo essere molto molto più furbe e ciniche in certe situazioni, soprattutto nelle rotazioni. Chi esce dalla panchina deve essere più sveglia a capire alcune cose, ma è chiaro, queste sono giocatrici che faranno la Final Four e quindi questa è la differenza tra chi gioca in W Final Four e noi che siamo ancora delle rookie. Tenere Schio poi a 72 punti in 45 minuti significa che anche al di là di quelle che sono le top scorer della partita è stato anche un grandissimo lavoro difensivo da parte di tutte. Grande merito alle ragazze. Sapevano, volevano vincere questa partita, ad essere onesti questa partita è stata vinta 4 volte, l'abbiamo vinta, ripersa, sono successe delle cose, ripeto, anche nel momento che eravamo a più 6 abbiamo fatto alcune cose realmente così da dilettanti. Ok, grazie coach. Mariella Santucci, avete vinto un derby bellissimo, come dovrebbe essere un derby, tanto spettacolo, tanta sofferenza, però alla fine l'avete spuntata grazie a che cosa? Al cuore, alla tecnica, alla grinta, a che cosa? Direi che dovevamo rifarci dalla partita che avevamo fatto l'altro giorno, siamo partite bene, abbiamo messo grinta, cuore, abbiamo mollato e soprattutto abbiamo fatto quello che il game plan voleva, andare nei punti dove volevamo e fare cose che volevamo fare. Abbiamo visto, sei arrivata anche alla doppia cifra, ma c'è stata soprattutto una grandissima difesa anche di squadra. Aver tenuto Schio a 72 punti, ho chiesto anche al coach, è un risultato da non sottovalutare. Dovevamo ripartire proprio dalla difesa perché era quello che ci era mancata l'altra partita e abbiamo deciso di collaborare tutte insieme, loro hanno tutte giocatrici che possono fare canestro e ci siamo unite anche a rimbalzo, soprattutto a rimbalzo perché soffriamo, tante parti abbiamo sofferto a rimbalzo, ma ci siamo unite soprattutto in primi 3 quarti, poi l'ultimo quarto e alla fine abbiamo un po' mollato, però la difesa ci ha aiutato a vincere la partita.
Grazie allora a Mariella Santucci, chiudiamo dal Palasport Tagliercio ricordando che l'Umana Reyer ha battuto la Famila Wuberschio 73-72 da Alberto Minazzi e da Andrea Manzo, è tutto e alle prossime partite dell'Umana Reyer Venezia.